Eccoci qua di nuovo insieme, Lady Radio, con questa diretta di Radio Viola, la partita che apriamo nella domenica 11 febbraio 2024, sono le 12 in punto, ci ritroviamo insieme per raccontarvi la giornata numero 24 del campionato per quanto riguarda i Viola, impegnati al Franchi contro il Frosinone, Fiorentina che deve tornare a marciare dopo un periodo davvero buio, dopo un 2024 senza vittorie in Serie A e dopo la sconfitta di Lecce che ancora brucia e che speriamo insomma possa non aver lasciato ulteriori strascichi. Poco fa ha parlato anche Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport, ve lo faremo ascoltare, insomma ha parlato di massima attenzione che servirà quest'oggi in campo, del fatto che insomma lo richiede la classifica dei Viola, che sicuramente non è più quella di qualche settimana fa. Ci sono le scelte di formazione che andremo a commentare insieme, perché siamo pronti a collegarci con il Franchi, con i nostri inviati Duccio Mazzoni e Mario Tenerani. Un saluto al coordinamento tecnico, va Luca Paradisi di là dal vetro, e tra poco andremo anche a salutare, quest'oggi sarà con noi Roberto Pruzzo nel commentare e nell'analizzare tutto quanto dirà il campo di Firenze con Fiorentina Frosinone. Allora subito andiamo a ricordare i modi per mettervi in contatto con noi: il 3925727775 di Lady Radio, numero SMS WhatsApp, poi c'è lo 055572637, numero di telefono di Lady Radio per le vostre telefonate, e su questo numero vi invitiamo insomma a contattarci più tardi nel corso del nostro ampio post partita, e saranno con noi proprio Leonardo Petri e Roberto Pruzzo. Duccio Mazzoni in collegamento con noi dal Franchi di Firenze. Ciao Duccio, buongiorno. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Da tanto che la Fiorentina non faceva un anticipo di mezzogiorno e mezzo e lo ritorna a fare oggi. Aveva sempre giocato la sera, anche perché insomma gli impegni infrasettimanali non permettevano di poter giocare a quest'ora. Speriamo insomma possa essere un orario che porti bene, come è successo in passato alla Fiorentina, anche se c'è una cabala che andrebbe assolutamente mandata via, cioè il fatto che il Frosinone è una delle tre squadre che non ha mai vinto in trasferta e che l'ultima vittoria in generale in Serie A il Frosinone l'ha fatta proprio al Franchi 5 anni fa nel 2019, una sconfitta che costò poi la panchina a Pioli, nel senso che poi ci fu il giorno dopo il comunicato della società, allora con il presidente Cognini, e il martedì le dimissioni di Stefano Pioli con l'arrivo per la parte finale di quell'annata chiusa con la salvezza all'ultima giornata contro il Genoa da parte di Vincenzo Montella. Tutto fu originato da un KO con il Frosinone per 0-1 firmato da Ciofani, con Marco Baroni in panchina allora per il Frosinone. Adesso c'è invece Eusebio Di Francesco, sta facendo grandi cose, comunque il Frosinone fuori ampiamente dalla zona calda della classifica, la Fiorentina deve rilanciarsi in una gara invece che mette punti importanti per l'Europa e per non perdere appunto il treno europeo. E Italiano cambia abbastanza formazione, perché insomma soprattutto davanti ci sono delle sorprese. In porta c'è Terracciano, linea difensiva con il ritorno a destra di Caiode e di Biraghi a sinistra, cioè la conferma Biraghi a sinistra, anche perché Parisi ha dato forfè per una tonsillite e quindi non è tra i convocati. Poi Milenkovic e Quarta sono i centrali, qui ricordiamo che Ranieri è squalificato. Invece a centrocampo non c'è Maxim Lopez, Arthur è recuperato ma va dalla panchina, ma parte dalla panchina, e quindi giocano Duncan e Mandragora, due muscolari e due mancini, questo perché davanti ci sono quattro giocatori ultra offensivi, perché panchina per Bonaventura, panchina per Zola, a destra torna Iconea, a sinistra torna Gonzalez, poi vedremo se la posizione sarà questa. Sotto la prima punta che è il Gallo Belotti, che quindi gioca la prima titolare con la maglia della Fiorentina e la prima davanti al nuovo pubblico del Franchi, c'è Lucas Beltrán in un esperimento che abbiamo visto già nel secondo tempo a Lecce, che ha portato i suoi frutti, perché nello scampolo di partita in cui sono stati insieme Beltrán e Belotti la Fiorentina ha segnato due gol in una partita comunque piatta. In panchina Vannucchi, Martinelli, Comuzzo, Faraoni, Baracca, Maxim Lopez, Bonaventura, Arthur, Infantino che ha giocato con la Primavera l'altro giorno, Sottil e Nzola, quindi anche pochi giocatori a disposizione d'Italiano. Nel Frosinone in porta c'è Turati, la linea difensiva è composta a destra da Ciccio Gelli, toscano doc che insomma di Arezzo, che quindi quest'anno per la prima volta gioca in Serie A e può giocare a Firenze. I centrali sono Colli e Monterisi, a sinistra gioca Valeri, arrivato a gennaio dalla Cremonese, poi Mazzitelli e Barenecea sono i due davanti alla difesa, anche nel caso di Francesco quattro giocatori ultra offensivi, con Demba Sec a destra arrivato dal Torino, Sule
centrale, o vedremo se si alterneranno. A sinistra c'è Arrui, davanti c'è Caio George, a disposizione c'è Ofolini, uno dei tanti ex, Frattali, Romagnoli, Lirola, un altro ex, Reinier, Brescianini, Garritano, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Caso e Chedira. Arbitra l'incontro il signor Feliciani della sezione di Teramo. Fortunatamente, rispetto a quella che è stata una giornata di ieri fatta di sola pioggia e di tanta acqua, oggi non piove, tira un pochino di vento, temperatura comunque invernale con un buon tasso di umidità, pubblico delle, non delle grandi occasioni, delle poche occasioni, delle piccole occasioni, perché saranno a malapena 20.000 tifosi oggi presenti al Franchi. Dicevano di una prevendita che è andata sui 25.000 spettatori, ma in questo momento lo stadio è desolatamente vuoto, e quindi con però una buona presenza di tifosi arriveranno da Frosinone circa 1.000, quindi sono uno spettacolo per pochi intimi questo anticipo di mezzogiorno e mezzo. A te Federico, squadra in campo per il riscaldamento, ci sentiamo dopo. Grazie Duccio, mi raccomando, lo dico ai nostri ascoltatori, messaggi 3925727775 testuali da qui al fischio finale, perché così saremo rapidi nel leggerli, e poi dopo la fine della partita spazio ai vocali e alle telefonate. Avete sentito, Terracciano in porta, ci sono Kayode, Milenkovic, Quarte e Biraghi in difesa, la coppia Duncan Mandragora a centrocampo, e poi un attacco che vedrà a supporto di Belotti, Gonzales, Beltran e Icone, e quindi pronti a commentare con voi e con Roberto Pruzzo la formazione di quest'oggi. Lo faremo dopo la pubblicità, perché ci fermiamo, a tra pochissimo sulle di radio. Lady Radio nella pregara di Fiorentina Frosinone, 12:08. Ci andiamo ad ascoltare Vincenzo Italiano poco fa da Sky Sport, lo sentiamo insieme. Negativo, troppi errori da parte nostra, troppi momenti dove non siamo rimasti dentro la gara e non ci hanno permesso in questo mese di gennaio e inizio febbraio di avere qualche punto in più, di aver vinto qualche partita, e oggi dobbiamo cercare di metterla questa attenzione e queste mancanze che abbiamo avuto in precedenza. Oggi non dobbiamo cercare di commettere questi errori, perché la partita è importante, i punti sono importanti, la classifica lo richiede, quindi oggi massima attenzione. L'attenzione dal primo minuto, perché spesso no, c'è questo primo tempo in cui la Fiorentina stenta a decollare e poi il secondo tempo cerca di rimediare. Ecco, l'attenzione va da subito, rimediare anche in questo senso dal primo tempo. L'approccio? Sì, non riusciamo a essere costanti sotto tanti punti di vista. In passato approcciavamo bene, partivamo forte, adesso è un periodo dove, per nostre mancanze, non riusciamo ad essere arrembanti dal primo minuto, ma credo che basta poco per invertire questa rotta, perché poi abbiamo la capacità di rimediare, di rientrare nei secondi tempi e fare bene, quindi dobbiamo farlo sin dall'inizio perché ne abbiamo le capacità. Le chiedo come sta Nico Gonzalez, oggi parte dal primo minuto, è un rientro importante per la qualità che dà, per il giocatore, la leadership, come sta, recuperato al 100%? Sì, sta bene, ha iniziato a intensificare il lavoro, mi auguro che possa avere una tenuta
abbastanza lunga, perché dobbiamo cercare di aumentare il minutaggio, deve iniziare a far fatica, ad innalzare un po' questa sua condizione. È un giocatore troppo importante per noi, oggi parte dall'inizio e sono convinto che la sua voglia e il suo entusiasmo ci darà tanto oggi, perché è un giocatore che è mancato veramente a questa squadra. Ecco, si parla molto, no, dei leader che mancano ogni tanto a questa squadra. Le chiedo la scelta di Bonaventura in panchina per il momento che sta attraversando, parlo anche di un recupero fisico e anche per quello che sta succedendo intorno al giocatore, si parla molto, no, del suo rinnovo contrattuale. Le chiedo come sta, se ci ha parlato, se è sereno. No, parlavo in precedenza. Oggi noi in panca abbiamo Bonaventura, Arthur, Nzola, Sottil, giocatori che se mentalizzati e se capaci anche nel momento in cui subentrano di poter far girare le sorti delle partite, oggi noi abbiamo quest'arma in più. Quindi siccome mercoledì abbiamo un'altra gara, siccome tra un po' iniziano partite dopo partite, ci può stare di essere un'arma anche a partita in corsa. Il mercato è finito, adesso siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare in questi 3 mesi, siamo professionisti seri e sono convinto che la testa sarà solamente a quello che dovrà fare questa squadra da qui alla fine. Così Vincenzo Italiano poco fa a Sky Sport. Andiamo a salutare Roberto Pruzzo che è in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a te. Roberto, intanto sull'importanza di questa partita, perché insomma l'ha detto anche l'allenatore, oggi occorrerà la massima attenzione, lo richiede proprio la classifica e insomma stavolta, come ci scrivono anche gli ascoltatori via messaggio in questi primi sms, la vittoria è davvero obbligatoria. Sì, anche perché questo è un campionato, ripeto, che dà possibilità di recupero a tutte le pretendenti al quarto posto. Basta guardare la classifica e guardare l'andamento delle partite. È chiaro che più si va avanti e più diventano fondamentali, perché poi c'è sempre meno spazio per poter recuperare eventuali punti persi. E questa è una partita di quelle, a fronte a una squadra che gioca bene, che riconosciamo a Di Francesco tutto quello che di positivo ha riuscito a fare con una squadra di giovani, poi vai a vedere i numeri ed è impressionante il gol che prendono. Quindi credo che sotto questo aspetto potrebbe essere una partita tanto per fare 3 punti e per rilanciare tra virgolette anche qualche attaccante che avrebbe bisogno di segnare e di sentirsi un po' meglio anche a livello psicologico. Guardando alle scelte in attacco, l'importanza, Roberto, intanto di Nico Gonzalez dal primo minuto, e ci sono Beltrán e Iconé a supporto di Belotti. Ecco, ti chiedo di commentare a distanza di qualche giorno, insomma, anche dalla partita di Lecce, stavolta proprio l'assetto offensivo, insomma, della Fiorentina anche dal punto di vista delle scelte e della collocazione tattica dei giocatori. Ecco, ti torna di più come ragionamento questo, guardando la formazione rispetto a quello, sì, di qualche giorno fa? Fammi però dire una cosa, perché se tu vedi il primo tempo di Lecce, a prescindere dallo schema, dei moduli, tu sei inesistente, sei una squadra che non ha né capo né coda, che è completamente in balia di un Lecce che gioca per salvarsi. Quindi a prescindere da quello, credo che ci voglia proprio un altro atteggiamento. E poi sì, credo che l'avevamo anche pronosticato, no? Un po' il fatto di poter avere meno dagli esterni, perché effettivamente sono spesso molto in difficoltà, e più da giocatori che comunque dimostrano di poterci stare, nel senso di risolverti delle situazioni, per Andenico e Beltrán, che comunque anche di furbizia i suoi gol ha fatti. Ci scrive Enrico da Ponte Aema. Roberto, occhio, la gara contro il Frosinone può essere una trappola molto dolorosa, non oso pensare ad un'eventualità di pareggio, dice l'ascoltatore. Marco Forza Viola dice: la rosa non permette troppi cambiamenti di modulo, Italiano ha messo in campo la miglior formazione possibile. Quindi l'ascoltatore dà questo giudizio relativamente alla formazione. Poi c'è chi ti chiede appunto di Belotti punta e di Beltrán a supporto. Ecco, se questa poi è la situazione migliore da poter proporre, insomma, parzialmente hai già risposto, no, riguardo. Sì, direi di sì. Soprattutto ripeto, perché gli esterni non ti danno nessuna poche garanzie a livello proprio numerico.
di gol, insomma. E quindi l'allenatore credo che sia nel dovere, nell'obbligo quasi, di trovare delle soluzioni quando vedi che la questione non funziona e che ci sono troppe difficoltà anche nel trovare dei gol e delle soluzioni in avanti. Questa è una buona scelta secondo me. Poi dopo il campo, no, che ci dà, l'allenatore è lì per fare delle scelte prima e durante, soprattutto perché, ripeto, non puoi presentarti a Lecce in una situazione così deficitaria, anche se hai delle assenze che in qualche maniera ti costringono. Però credo che le partite vadano giocate almeno nei 70 minuti, vogliamo dire un'ora, ma soprattutto partire bene e non regalare niente agli avversari. Quindi insomma, al di là di tutte le riflessioni, no, Roberto, che si possono fare sul modulo, sulla collocazione eccetera, conta oggi più che mai una Fiorentina concentrata sul campo e che possa dare segnali in modo compatto da questo punto di vista. Ci fermiamo? Sì, prego Roberto, sì, poi andiamo in pubblicità. No, dicevo, anche perché quando incontri queste squadre di giovani, se li metti sotto subito accusano molto e fanno fatica poi, no? Se tu gli dai entusiasmo, li fai capire che è possibile, che è quant'altro, e questi vanno, questi prendono entusiasmo e ti possono creare un sacco di problemi. Ci fermiamo qualche istante, Roberto, resta con noi, pubblicità. Di nuovo insieme, eccoci qua, Lady Radio, con Roberto Pruzzo collegato con noi, Federico Sartuni che vi sta parlando, Nicola Milenkovic, 30 secondi da Sky. Quali sono gli errori da non ripetere, Nicola? Perché spesso, no, parliamo del fatto della differenza, dei dettagli che vanno sempre curati. Ecco, che cosa vi sta mancando e in cosa non dovete sbagliare oggi? Sicuramente una di cose sono dettagli, seconda cosa è sicuramente concentrazione che dobbiamo avere per tutta la partita, perché la partita finisce con l'arbitro fischia, quindi dobbiamo stare concentrati al massimo per tutti i 90-95 minuti e non rilassarci mai, perché squadre in serie sono tutte delle toste. E questo era Milenkovic, ci aspettiamo insomma questo, Roberto, non solo da lui ma da tutti, sulla concentrazione. Le interviste sono perfette proprio, precise, perché i calciatori hanno una lucidità, ormai io ti dico, quando giocavo, passato un secolo, io non mi ricordavo neanche come avevo fatto gol, perché sei talmente stanco, ora qui siamo nel pre-partita, ma neanche anche nel post-partita, no? Questi sono calciatori, ma io dico, vai, sono tutti precisi nel leggere la partita, poi dopo però spesso e volentieri o a volte l'interpretano in maniera totalmente sbagliata, e queste sono un po' le domande, no, che si fanno i tifosi, gli ascoltatori, perché i calciatori una volta giocavano e basta, e adesso fanno anche altro, e secondo me sarebbe meglio tornare al passato.
Roberto, un'ultima cosa te la chiedo sull'atteggiamento, no? Spesso la Fiorentina insomma, ha avuto difficoltà proprio con le piccole, magari in casa, quando l'avversario riesce a chiudersi bene, a provare a colpire Viola in contropiede. Ecco, che gara ti aspetti da questo punto di vista quest'oggi delle due squadre? No, sotto questo aspetto oggi credo proprio che non sarà il caso di avere una difesa troppo arroccata davanti, perché Frosinone fa tutto fuori che difendersi e quindi ci sarà da stare attento alla velocità, all'iniziativa dei loro giocatori che sono molto pericolosi e soprattutto sugli esterni creano delle situazioni molto difficili per gli avversari, lo hanno dimostrato anche con il Milan che erano in vantaggio. Poi hanno delle difficoltà difensive, hanno fuori 6 giocatori e la Fiorentina ne deve assolutamente approfittare. Roberto, noi ci sentiamo nell'intervallo, a più tardi. D'accordo, a dopo. Grazie a Roberto Pruzzo. Facciamo così, Luca, dalla regia ci fermiamo, pubblicità e poi subito la scheda di Niccolò Nesi che ci porta tra le prelibatezze della cucina ciociara. A Firenze di scena il Frosinone. La pasta fresca è presente in modo massiccio in tutta Italia, ma uno dei formati tipici del Frosinate sono i fini fini, che la tradizione vuole che vengano conditi con le rigaglie di pollo. La terra, si sa, è di pastori e un secondo tradizionale è il garofalato, un castrato di agnello arricchito con chiodi di garofano. Provate i formaggi, dal pecorino alla lavorazione della bufala, con mozzarelle gustose e ricotte strepitose. Come dolce vi consiglio il pan pepato, a base di frutta secca e miele. Un liquore molto particolare è la ratafia ciociara, che è un liquore a base delle viscere coltivate dai contadini della zona. E questo era il nostro Niccolò Nesi, Fiorentina in campo, tra poco col Frosinone, Terracciano in porta, Caiode, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa con Mandragora e Duncan a centrocampo, ci saranno Gonzales, Beltrán e Iconé a supporto di Belotti, questa la formazione della Fiorentina, ci rifermiamo qualche istante con la pubblicità e poi invece andremo a scoprire con Mirko Lorusso tutti i dettagli relativi alla squadra arbitrale che oggi dirigerà Fiorentina Frosinone, capitanata dall'arbitro Ermanno Feliciani.
Per Fiorentina-Frosinone delle ore 12.30 dirigerà l'incontro il signor Feliciani di Teramo, un arbitro molto giovane, classe 1991, molto promettente, può fare una buona carriera, deve solo migliorare nel dialogo con i calciatori, perché sia a livello tecnico che disciplinare è un arbitro che a me personalmente piace molto. Tende a fischiare i falli con una soglia molto alta e anche la media dei cartellini è ottima, circa 3,5 cartellini a partita in 10 gare dirette in stagione finora. Feliciani è laureato in giurisprudenza, è figlio d'arte, in quanto anche il padre Pietro è stato arbitro fino alla Serie D, per poi intraprendere la carriera da osservatore. Sarà coadiuvato da due assistenti di ottima esperienza come Carbone e Giallatini, il quarto ufficiale sarà Marinelli, al VAR avremo il giovane Paterna, ma sarà coadiuvato dall'esperto Mazzoleni. Sono d'accordo con questa scelta di Rocchi perché Feliciani è un ottimo prospetto per il futuro. Non ha tantissime gare in Serie A perché il suo esordio nella massima serie è avvenuto solo a fine 2022, infatti con oggi tocca quota 13 presenze. Buona gara a tutti! Grazie al nostro Mirko Lo Russo. 12 e 25 minuti Lady Radio, pregara di Fiorentina Frosinone, un prepartita che sta per esaurirsi perché siamo pronti per raccontarvi questo match della 24esima giornata in diretta come sempre qua su Lady Radio. Torniamo al Franchi da Duccio Mazzoni e da Mario Tenerani, intanto così salutiamo Mario Tenerani che è già pronto e collegato con noi. Ciao Mario, buongiorno. Ciao, buongiorno Federico, non buon pomeriggio, ancora. Eh sì. Ok. 12:30, quindi esattamente da 4 minuti inizierà il match se non ci sarà ritardo, e dunque la squadra dei giardinieri e il comune di Firenze sta rassettando il meraviglioso manterboso dello stadio Franchi che è stato in qualche modo violentato durante il riscaldamento e prepartita. Insomma, stiamo un po' esagerando, ma è chiaro che qualche zolla si alza, e in questo momento vediamo addirittura qua 7 giardinieri con i loro strumenti da lavoro che stanno rassettando il campo, e questo ci fa molto piacere perché poi insomma ci piace anche spendere delle belle parole per la squadra dei giardinieri del Comune di Firenze, per gli agronomi, per tutti coloro che lavorano nell'ombra ma hanno tantissimo a cuore il manterboso del Franchi, che con orgoglio ancora esponiamo come il migliore di tutta Italia. Dunque tra pochi istanti Fiorentina Frosinone, 24esima giornata del campionato italiano, la Fiorentina ne ha giocate solo 23, recupererà infatti il 14 febbraio prossimo alle 19 allo stadio dall'area di Bologna la gara persa quando i viola erano impegnati nella Supercoppa italiana a Riyadh in Arabia Saudita. 6 confronti in A e i viola ne hanno vinto uno solo, pensate, 3 pari e una vittoria per quanto riguarda la squadra ciociara. Dunque vi abbiamo detto e lo ricordiamo che il Frosinone nelle ultime 8 partite ne ha perse addirittura 6, in trasferta non ha mai vinto nel 23-24, e l'ultima vittoria in Serie A risale, pensate, al 7 aprile 2019 quando segnò Daniel Ciofani, era proprio qui a Firenze, mentre l'ultima vittoria in assoluto fuori casa è del 19 maggio scorso a Terni, un 2-3 che in qualche modo sigillò, no, la promozione in Serie A. Allora, alcuni dati statistici al volo. Biraghi oggi fa 400 gare in carriera, sommando tutte le competizioni, sono 294 in Serie A, 44 in B, 29 in Coppa Italia, 31 nelle coppe europee e una totalizzata negli altri tornei. Ebbene, lui esordì, pensate, in assoluto a livello professionistico il 24 novembre del 2010 in Champions League, Inter Twente 1-0. Questa è la prima partita in assoluto di Cristiano Biraghi nel calcio professionistico. Tanti complimenti anche a Rolando Mandragora che oggi colleziona la 200ª maglia in Serie A, mentre Nzola fa 100 in Serie A con due maglie soltanto, quello dello Spezia e quello della Fiorentina, e poi Sottile che se dovesse entrare è in panchina farebbe 100 in viola. Avanti Schön, scrive l'1926 in curva Pieso, ovviamente è un tifoso che in questo momento ha bisogno di essere incoraggiato e noi ci uniamo naturalmente a questo incoraggiamento. Bellissima
la sciarpata della curva Fiesole, old style, vintage, meravigliosa. Era così negli anni 70, era così negli anni 70, è sempre stato così. La sciarpata è proprio una caratteristica della curva Fiesole che accompagna le squadre in campo, e proprio in questo momento Ciociari e Toscani stanno raggiungendo in questo istante il centro del campo. Andiamo a rileggere a beneficio di coloro che si fossero posti all'ascolto adesso della nostra radiocronaca le due formazioni. La Fiorentina giocherà col 4-2-3-1, Caiote quarta, Milenko e Cepiraghi di fronte a Terracciano. Dangan e Mandragora saranno gli schermi a protezione della terza linea, poi batteria trequartisti con Iconea a destra, Gonzales a sinistra, Beltran trequartista a sostegno di Pelotti che esordisce così dal primo minuto con la Fiorentina. In panchina Pannucchi, Martinelli, Comuzzo, Faraoni, Baracche, Maxi Lopez, Bonaventura, Artoli, Infantino, Sottin e Inzola. Andiamo al Frosinone di Eusebio Di Francesco, tecnico pescarese ma che ha mosso i primi passi proprio qui a pochi chilometri a Firenze, nell'Empoli, cresciuto nel settore giovanile, la squadra azzurra con la quale è diventato anche professionista. Turati tra i pali, Valeri, Monterisio, Colli e Gelli in, come in difesa, difesa 4, Mazzitelli e Barrenicea. Dovrebbe essere questo lo schieramento del Frosinone a specchio rispetto alla Fiorentina. Secca, arrivato a gennaio da Torino, Sulè 10 gol per lui con la maglia del Frosinone in Serie A, mai nessun giocatore del Frosinone è andato in doppia cifra nel massimo campionato, e quindi Sulè ha scritto sicuramente una pagina importante nella storia del Frosinone. E poi dunque, allora, c'è uno striscione, l'unico frigo sempre pieno è il nostro, scrive la curva Fiesole, e io faccio fatica a dar torto insomma a questo striscione, perché sul fatto che i tifosi siano sempre presenti ovunque, beh insomma è un bel messaggio, l'unico frigo sempre pieno. Benissimo, è il nostro, su questo credo che non ci siano dubbi, perché insomma chi vi parla racconta la Fiorentina alle di radio dal 1995, lo sai Federico, su quello... tu sei arrivato un po' dopo. Sì, non ci sono dubbi insomma sulla curva Fiesole negli anni. L'Europa e il mondo l'ho trovato dappertutto, quindi questo basta e avanza. Non che questo significa che resta a casa non è altrettanto tifoso, per carità, me ne guarderei bene dal dirlo, ma sul fatto che il frigo della Fiesole sia sempre pieno insomma posso essere testimone oculare, e tu che l'hai raccontata qualche anno dopo di me dallo studio e qualche volta anche in trasferta, perché ricordo le trasferte meravigliose in Europa, a pensare a quella in Danimarca, ti ricordi, o a Kiev, Federico, beh, sì, l'abbiamo trovati dappertutto. Allora vi dicevo, quindi davanti Caio Giorgio e la panchina Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Lirola, Reiner, Brescianini, Garitano, Baez, Ibrahimovic, Chevernazze, Caso e che dire in panchina. Dirige Feliciani, del quale sapete tutto, grazie al nostro Vircolo Russo, sezione di Teramo. Gli assistenti sono Carbone e Giallattini, il quarto uomo è Marinelli, Alvaccio e Paterna, assistant VAR Mazzoleni. E dunque arrivano anche gli altri colleghi in tribuna, saluto anche Saverio Montingelli da Sport che sta guadagnando adesso la propria postazione, quindi siamo pronti a partire, c'è il minuto di raccoglimento che sarà osservato al centro del campo, ci fermiamo anche noi. E allora un minuto di raccoglimento al Franchi e poi pronti a partire per quanto riguarda il racconto di questa 24esima giornata Fiorentina-Frosinone. Vi raccontiamo il match in diretta come sempre e vi ricordiamo anche i modi per mettervi in contatto con noi: 3925727775 sms whatsapp, e mentre sul video wall del Franchi l'immagine di Kurt Amrin e l'applauso che sentite in sottofondo è proprio per l'uccellino che se n'è andato ormai una settimana fa, e tanto il tributo è stato da parte dei fiorentini in questi giorni, insomma, tra la camera ardente al Franchi e poi il funerale a San Miniato al Monte. Sentite l'applauso per Kurt Amrin, per sempre scolpito nella storia viola e nella storia del calcio internazionale. Mario, a voi. Eccolo là, sì, sta arrivando un altro striscione per Ciao Pippo, firmato da un gruppo della Fiesole, vivrai la mia vita. Dunque, tutto è pronto, quindi un saluto anche a Pippo, che viene ricordato dai tifosi della curva Fiesole. Batterà la Fiorentina al centro del campo, attaccherà da destra verso sinistra tentando di far gol sotto la curva Fiesole. Fiorentina completo viola, giallo-azzurro, anzi bianco con risvolti azzurri il Frosinone. Tutto è pronto, forza ragazzi, dice la curva. Batterà Belotti, partiti, jingle per noi.
È iniziata al Franchi Fiorentina Frosinone, subito da Mario Tenerani, Duccio Mazzoni, e poi apriremo delle finestre, vero Mario e Duccio, con i nostri ascoltatori per i messaggi. A voi. Allora, intanto ti confermo 4-2-3-1 per tutte e due le squadre, però dunque il Frosinone, rispetto a quello che abbiamo detto, ha messo Gelli a destra e Valeri a sinistra. Valeri, a lungo infortunato, è arrivato dalla Cremonese, il mercato di gennaio deve recuperare da una lunga assenza, vero Duccio? Esattamente, mentre nella Fiorentina Iconè gioca a destra e Gonzalez a sinistra nel tridente, composto anche da Beltran sottopunta e da Belotti ovviamente come punta centrale. È vero, è proprio così. Allora, tutto è partito qui alla Franchi, siamo dentro il primo minuto, 0-0 naturalmente il risultato, bellissimo il ricordo di Kurt Hamrin, e adesso si muove il Frosinone sulla corsia di destra, quindi facciamo anche noi questa correzione al volo con Valeri che gioca a sinistra e Gelli a destra, appunto sulla corsia di destra. Allora, tutto è pronto per mettere in gioco il pallone dal fronte destro, l'attacco della Fiorentina con Caiode, Milenkovic, la Fiorentina sta spingendo, la Fiorentina non c'è nel Duccio oggi una grande presenza no, di pubblico. No, devo dire insomma che intanto seguiamo Belotti. Ecco, riparte Belotti che apre a sinistra per Gonzalez punta proprio Gelli in aria per Belotti, il sinistro, il tiro è murato, ci ha provato subito Belotti al primo minuto, recupera Biraghi, va a quarta e intanto un occhio particolare va prestato anche a Sulè e alla posizione che terrà. Intanto vedo Secchia che da destra si spinge molto sulla tre quarti, sì. Il numero 9 è Caio Giorge. Beh, per quanto avevamo Sulè, intanto lo vedo sulla corsia di destra, sì, infatti, non sotto punta. Sì, infatti Sulè gioca nel suo ruolo naturale, quello dove invece ha fatto 10 l'ultima gol. Partita aveva fatto il trequartista. E Demba Sec, che è arrivato dal Torino, gioca invece tre quarti, sì, sì, quasi seconda punta accanto a Caio Giorge. Esatto. È un modulo molto mobile quello del Frosinone, sembra un 4-2-3-1, ma è allo stesso modo anche un 4-4-2. E attenzione, errore di quarta, Caio Giorgi, area di rigore, esce Terracciano e ci mette la prima pezza, minuto 3, mamma mia che errore, il Frosinone vicinissimo al gol, al minuto 3 salva Terracciano. Duccio, qui c'è stata una leggerezza di quarta, adesso un giro palla, non ha stoppato il pallone, bravo nella pressione Caio Giorge, che ha rubato il tempo al difensore argentino, si è involato verso la porta, è stato molto reattivo Terracciano, che ha capito il pericolo, si è buttato in terra ed ha preso il pallone con grandissima scelta di tempo, e questa è un'occasione Mario, perché se Caio Giorge fa un pallonetto, insomma la Fiorentina era messa molto molto male, ma è stato molto bravo Terracciano. Allora, quarta, ha ripreso dove aveva lasciata lì, cioè facendo delle, insomma, è stata perdonabile, professata quarti, Mario e Duccio, concentrazione, no, anche nell'affrontare questa partita, mi sembra che l'inizio non sia dei migliori, so, speriamo che possa essere soltanto un piccolo dubbio. Eccolo il gallo Belotti, limite dell'area, prova a servire Mandragora, cerca il sinistro, non lo trova, ancora Duncan che perde il pallone, libera la difesa del Frosinone, poi riparte adesso la squadra Ciociara, ma c'è un fallo alla tre quarti centrale. Federico, stavi concludendo, ti lascio concludere, aggiungo che la bravura di Terracciano non è stata tanto nell'intervenire, perché con tempismo, ma è stato nell'evitare assolutamente il calcio di rigore e nell'essere anche pronto laddove quarta ha sbagliato ad intervenire subito, perché basta che parta una frazione di secondo e secondo me, come dicevi, fa calcio di rigore. Altro fallo di quarta brutto su Sulè, è iniziato malissimo, e viene, giallo, ammonito, ha iniziato malissimo quarta non è in campo, ragazzi. Ma poi questo, attenzione, perché questo è un fallo che se vanno a rivedere, insomma, Mazzitelli chiede anche qualcosa in più. Il cartellino blu? Perché questo probabilmente nella nuova dicitura sarebbe a cartellino blu, perché è entrato il piede particolarmente alto, poi è chiaro una cosa tra argentini, quarta. Era diffidato quarta. E quindi salta Bologna, assolutamente, che la prossima partita da un punto di vista temporale della Fiorentina, non da un punto di vista conseguenziale di giornata, no, perché è un recupero, però la sconti alla prima partita successiva. Partito malissimo quarta, Federico. Sì, infatti è un po' l'impressione anche dei nostri ascoltatori. Sì, poteva essere un cartellino giallo e mezzo, un qualcosa di più, riguardando anche il replay, perché il piede è rimasto altino e insomma ha rischiato qua a quarta. Quindi ci aspettiamo che possa riconnettersi al più presto, insomma, con la partita. Non so se c'è un check in corso. Intanto l'arbitro sta scrivendo. Io non so se ci sia un check
Non so se abbia ragione Duccio Mazzoni, spero di no. Dalle grafiche TV, Mario, non sembra. Ora noi guardiamo le immagini Sky qua in studio, però si prosegue. Si va. Ora, dopo 4 minuti è il centrale di sinistra ammonito. Ma di che cosa parliamo? Insomma, è giustamente tra l'altro. In verticale per Caio Giorgio, Milenkovic intercetta, mette la palla fuori in fallo laterale. Vassolè che gioca dunque sulla corsia di destra, gioca a specchio il Frosinone rispetto a Fiorentina, 4-2-3-1, e i centrali difensivi sono centro-sinistro Coli, ex Atalanta, e centro-destra invece è Monterisi, al rientro anche lui. E poi c'è lo sgambetto di Secca e danni di Milenkovic, la palla termina oltre la linea di fondo. Milenkovic dice giustamente, Biraghi dice giustamente a Milenkovic, stai calmo. C'è uno strano nervosismo, Duccio, nella Fiorentina, che poco mi convince, devo dire. Siamo appena al sesto minuto di gioco, la palla era sulla linea di fondo della Fiorentina, è stato sgambettato Milenkovic, si riparte con un calcio di punizione che batterà Terracciano. Non capisco la reazione Milenkovic. Sì, no, più che altro perché è stato l'assistente a chiamare a Feliciani il fallo, l'arbitro aveva dato inizialmente calcio d'angolo e quindi Milenkovic si era, come dire, messo a protestare per quello. Però è chiaro che una Fiorentina che gioca un po' impaurita, adesso Terracciano ha scaraventato in fallo laterale il calcio di punizione di cui parlavi, Italiano allarga le braccia come per dire stiamo calmi, ma è chiaro che questa è una partita che la Fiorentina deve vincere, però è un avversario fastidioso, no? Che con la sua qualità ti può mettere in difficoltà, e sappiamo insomma che da un punto di vista emotivo queste partite le devi mettere in discesa, altrimenti è sempre un po' un problema. Però insomma aggrappiamoci alle note positive, che sono secondo me le prime due giocate di Belotti, perché sulla prima azione Belotti è andato a prendere bene palla, e quindi insomma è chiaro che la coppia Belotti-Beltran con Gonzalez e Koné, quindi veramente un tridentone, sono anche quattro giocatori offensivi, è uno dei motivi di interesse da un punto di vista tattico della partita. Possiamo ribadire, Mario, Duccio, che Gonzalez sia a sinistra, perché qualche ascoltatore lo rimarcava via messaggio, quindi lo ricordiamo ancora, c'è Koné a destra e Gonzalez a sinistra. Così come i due centrali del Frosinone di metà campo sono Mazzitelli e Barrenecea, e poi naturalmente a sinistra c'è Arruì che attacca da quella parte, a destra c'è Sulè, e sotto punta, ripetiamo, c'è Secca a sostegno di Caio Giorgio. È costretto Turati a uscire dall'area di rigore, a porgere la palla a sinistra proprio a Valeri che va a intercettarla, e poi c'è un buon lavoro di Duncan in mezzo al campo, ancora Duncan che fa sfilare la palla sui piedi di Quarta Martinez che è iniziato malissimo l'incontro con un errore che poteva essere esiziale per la Fiorentina. Errore di Duncan in mezzo al campo, Frosinone mi sembra più con la testa nella partita. Parte Sulè sulla corsia di destra, 10 gol per lui, salta come fosse un birillo Mandragora, punta l'area di rigore a destra, ancora Sulè, da dentro sulla corsa il cross e la palla viene messa in fallo laterale, addirittura la sinistra difensiva dalla Fiorentina, e c'è stato davvero un inserimento molto bello da parte di Gelli, proprio Gelli si è inserito, e questo è un tema che secondo me può essere portato avanti. Il tiro mi sembra sia stato di Caio Giorgio, può darsi? Credo di Mazzitelli, che ha trovato una deviazione da un difensore della Fiorentina. Vabbè, adesso Nico si esibisce in una rovesciata per mandarvi al pallone, però attenzione ancora. Ancora Secca, attenzione, entra nella rigore, va a chiudere Milenkovic, quindi attenzione Duccio alla catena, Gelli, Sulè o Sulè Gelli, anche perché Gelli, che prima erroneamente avevo detto è un aretino, invece è livornese Doc, quindi un toscano Doc, è un giocatore offensivo che viene messo come terzino perché manca Oyono che è infortunato, Lirola che l'hanno recuperato all'ultimo, e quindi Di Francesco adatta un centrocampista a fare il terzino. Nella scorsa partita mancava anche quello a sinistra e quindi aveva giocato addirittura Brescianini, però è un giocatore che dal punto di vista di fase offensiva si fa preferire rispetto a quella difensiva. Non c'è dubbio, è così. Allora in mezzo al campo va a Secca a recuperare il pallone, non si capisce con Valeri, ex Cremonese, riparte adesso proprio Iconè sulla destra, ancora il pallone per Belotti, prova ancora Iconè a lavorare questo pallone per Duncan all'indietro, e la Fiorentina attacca la corsia di destra. Duncan tra l'altro ha fatto benissimo Duccio a ricordare anche gli indisponibili a Cremonese, sono tantissimi, qualcosa ha recuperato pure Lirola, ex Viola, che è in panchina. Da sinistra Gonzalez, il cross libera di testa la difesa del Frosinone, e poi riparte adesso Gonzalez, tre quarti, salta Secche, poi Secche però in un primo momento si fa saltare, poi recupera il pallone a destra per Sulè, si distende la squadra ciociara sulla corsia di destra, proprio Sulè, maglia numero 18, possesso di palla, prova a mettere questa palla dentro, attenzione, la tocca a Ruì che si inserisce molto bene,
e va a parare Terracciano, non è un tiro irresistibile, tutt'altro, però è uno stop quasi sbagliato. Fiorentina sulla destra con Caiode, che oggi è tornato titolare, parte Caiode, tocco a favore di Conè, Inzola in panchina, e Conè, tocco per Beltran, servizio, fa il trequartista, ancora Beltran in possesso di palla, il servizio è per Mandragora, apre a sinistra per Biraghi, Biraghi indietro ancora per Gonzales, Beltran, tre quarti all'indietro, tutto questo all'interno dei 40 metri del Frosinone, quarta un po' incerto, non sa chi servire, porta avanti il pallone, va su Gonzales, Gonzales ancora per quarta, ma capisce tutto la difesa del Frosinone con Monterisi che va a intercettare, anzi Mazzitelli va a intercettare il pallone, la palla termina in fallo laterale, siamo all'altezza della panchina italiana, è pronto Biraghi con le mani a rimettere in gioco il pallone, servizio ancora per Belotti e poi libera la difesa del Frosinone, recupera Beltrani in area per Belotti, c'è Gelli che ha uno stop a seguire assolutamente difficoltoso, regala il primo corner della partita alla Fiorentina, il primo corner in assoluto, batterà Biraghi dal fronte sinistro d'attacco, è pronto adesso Cristiano Biraghi a battere questo calcio in angolo, ricordiamo oggi per Biraghi 400 partite da professionista in carriera, esordì nel novembre 2010 in Champions League con l'Inter, nel passato di tempo, da molti anni a Firenze, il capitano della Fiorentina Biraghi, studia il pensamento dei compagni, ecco il cross nell'area di gol del Frosinone, la palla stile e poi c'è una traversa, colpita la Beltrano, una mischia, un salvataggio sulla linea, ancora Beltrano, il tiro di Conè alto sulla traversa, quindi Beltrano al minuto 12 coglie una traversa, poi c'è un salvataggio quasi sulla linea di un difensore del Frosinone e poi il tiro di Conè. Duccio. Eh sì, è successo di tutto in questo calcio d'angolo, la Fiorentina in qualche modo con una spizzata di Gonzales era riuscita ad arrivare sul secondo palo dove Beltran ha provato a battere la rete, era oggettivamente defilato per poter far gol, quindi non si può parlare di gol sbagliato, di testa, ha provato a colpire di testa anche dopo il rimbalzo, incrocio dei pali, poi l'azione è proseguita, c'è stato un salvataggio sulla linea e un tiraccio di Conè che da posizione defilata anche lui con il mancino ha provato a mettere il pallone in diagonale ma è uscito alto, però quantomeno uno squillo sul calcio d'angolo ed è un'azione che magari potrà dare alla Fiorentina un pochino più di sicurezza. Ma io più sicurezza. Che vedo giocare Beltrán, più che capisco che non hai movimenti nel centravanti ma è raffinatore in area come un centravanti, non so se, sì, se questa è una contraddizione, Duccio, però insomma questo noto. Allora Mazzitelli, tra l'altro c'è stato un giocatore appunto del Frosinone che ha liberato quasi sulla linea, forse Valeri, Valeri addirittura, sì, era poco, sì, più esatto, avanti, però sì, è stato un salvataggio importante. Sì, salvataggio importante di Valeri che ci segniamo anche noi sulla linea, insomma salvataggio. E dunque riparte adesso il Frosinone. Vorrei avere qualche messaggio da studio perché siamo già alla fine del minuto 13. Allora c'è chi scrive, Mario, poi mi spiegate che colpa italiano sulle cavolate di quarta, scrive Giovanni da Sulmona, ma non mi pare che abbiamo chiamato. È partito su lei, scusami. Fermato la quarta, vai vai Federico. No, che non mi pare Mario c'ha che una capacità di dream... abbiamo chiamato in causa italiano, no? In questo inizio della partita, non so che cosa volesse dire l'ascoltatore. Poi un altro che fa notare la Fiorentina non gioca più a calcio, quindi sto sottolineando quelle che probabilmente sono le difficoltà in questa fase anche dal punto di vista del gioco, anche se so poco fa con la traversa si è fatta vedere insomma in modo forse più concreto la Fiorentina di altre volte in avanti. Beh, io ti dico che bisogna stare attenti a Sulè perché ha una capacità di dribbling straordinaria, lo conoscevamo ma insomma ora lo rivediamo dal vivo, tra l'altro all'andata ha segnato il primo gol in stagione. Attenzione, Sulè, serve secca, area di rigore da destra, entra Alex Toro, cerca al sinistro, il tiro è ribattuto e qui è stato molto egoista, meno se male. Avesse servito Caio Giorge che lo manda giustamente a quel paese che era posizionato all'altezza del dischetto del calcio di rigore, cosa si è pappato Caio Giorge. Allora questa non è un'occasione a tutti gli effetti che non c'è stato un tiro vero e proprio, ma è la terza volta che il Frosinone è pericoloso nell'area di rigore della Fiorentina. Duccio. Sì, sì, assolutamente, anche perché c'è anche a Rui dietro, insomma, che poteva servire, è stato molto egoista, Sec in questa circostanza. Tornando all'azione di prima, no, dicevi giustamente di Beltran per quanto riguarda la Fiorentina, beh, intanto altro uno contro uno tra quarta e Sec. Qualche difficoltà per quarta nel eludere la guardia di Sec nell'area di rigore della Fiorentina, ma poi alla fine ci riesce. Non lo vedo tranquillo, Duccio. No, lo vedo impacciato, lo vedo proprio. No, e anche da
questo punto di vista c'è da dire che in panchina c'è solo Comuzzo per poter eventualmente fare un cambio. Daniele oggi è squalificato, ammonito perché Daniele è squalificato. Dicevo di Beltran in zona offensiva si è sempre visto di più quando ha fatto il trequarti e quando ha fatto la prima punta. Ora per carità il colpo di testa non è frutto del suo essere trequartista, ma di un calcio di punizione, di un suo calcio d'angolo, di un suo sviluppo senza stacco. Il colpo da una palla inattiva non si può giudicare, però sembra clamorosamente più nel vivo del gioco ora che quando ha fatto tante partite da prima punta e forse il primo pallone ha toccato al ventesimo. Ripeto, la caratteristica Duccio di Beltran è questa, che non si muove da centravanti ma in area rigore è proprio un rapinatore, ecco. Dunque c'è un break di Iconè che va via sulla corsia di destra, il turbo entra in area rigore, bravo Iconè, serve Belotti, il tiro, il gol! Gallo! Belotti! Sotto la Fiesole! Belotti, eccolo lì, italiano ha chiesto Belotti per risolvere questo tipo di palloni, è stato bravissimo Iconè ad andare via sulla destra, a dargli la palla nel momento giusto. Belotti da attaccante cosa ha fatto mai? Non ci ha pensato, ha fatto gol, una volta abbiamo visto fare una cosa Iconè vera, da esterno vero. Belotti ha fatto gol perché Belotti è stato preso per fare gol. Fiorentina in vantaggio 1-0, canta per la prima volta il Gallo al Franchi, ha fatto gol il Gallo ed è proprio un gol alla Belotti. Ma cosa ha fatto Iconè? Ha vinto un contrasto sulla destra, ha superato il diretto avversario, l'ha messo in aria per Belotti che al limite dell'area piccola si è allungato di destro. È così che si gioca il calcio, è questo che deve fare un esterno difensivo, deve saltare l'uomo, deve puntarlo in terra rigore e metterla dentro all'indietro, e da lì uno come il Gallo la butta dentro, non ci sono discussioni. Dunque è il settimo gol in stagione per Belotti, se non sbaglio, se mettiamo in sei della Roma, c'è stagione, non campionato, stagione. In campionato non segnava da ottobre a Cagliari, è il quarto gol in campionato per Belotti, mentre l'ultimo in assoluto è stato contro la Sheriff di Tiraspol il 14 di dicembre, il giorno in cui la Fiorentina giocava a Budapest. Esatto. Per cui bene, dovrebbero essere sette gol stagionali, Federico, sto andando a memoria. Guarda un po' te, il settimo in assoluto, perché con la Roma ne dovrebbe aver fatte quattro in campionato e due credo nelle coppe, se non sbaglio, o 5-1. Ma è il Gallo Belotti, ha segnato, non c'è nulla da fare. Iconè assist meraviglioso, su questo non c'è dubbio. Raramente ho visto fare a Iconè un lavoro di questo tipo, veramente. E non dico che sia stato facile per Belotti, ma insomma per un centravanti vero una palla così va buttata dentro. Eccolo la Fiorentina a sinistra con Gonzales che si è visto poco. Gonzales non serve sulla corsa Piraghi, cerca il cross, dolce la palla attraversa tutta l'area piccola e poi alla fine è recuperata la Valeria a sinistra senza che Turati possa intercettare. Dunque il Gallo Belotti porta al sedicesimo in vantaggio la Fiorentina, mentre Ocoli ha saltato anche Ocoli, Iconè ha preso, se non sbaglio ha anticipato Valeri sulla sinistra, ha saltato sulla corsa anche Ocoli, è entrato in area rigore e ha depositato la palla per Belotti. Però abbiamo visto qui dal vivo come si attacca l'area piccola e Belotti ce l'ha spiegato. Riparte la Fiorentina con Duncan, apre a destra per Iconè, limite dell'area, cerca il sinistro, eccolo il gol di Iconè! Il gol di Iconè! Il gol di Iconè! Il gol di Iconè! Dunque, grandissimo gol di Iconè! Minuto 19, sì. Gol di Iconè, non so se c'è stata anche una deviazione. Sì, deviazione netta che ha spiazzato Turati, ma bravo Caiode anche nella circostanza, perché Iconè ha ricevuto palla al limite dell'aia, Caiode è andato in sovrapposizione, ha portato via un uomo, Iconè ha potuto sterzare verso il centro e con il sinistro calciare, è stato fortunato, ma per i tanti pali che ha preso Giorco se lo merita, gol e assist per Iconè. Mamma mia, che inizio, non c'è mai stato un inizio così grande inizio di Iconè nella sua storia a Firenze. Insomma. Allora, rivediamo anche l'azione sul monitor che si sviluppa a sinistra ed è stato Nicolas Gonzalez a fare un grande lavoro, la palla per Duncan ha aperto subito per Iconè che è partito da sinistra, da destra, ha cercato il sinistro e l'ha messo. Non credo ci sia deviazione, Duccio. Credo che sia tutto pulito, lo rivediamo. No, forse un tocco di Ocoli che ha ingannato Turati, ma conta è che al 19esimo la Fiorentina è sul 2-0. Assist di Duncan. Si può dire che sta funzionando quindi anche questo assetto, cioè Gonzales a sinistra e Iconè a destra, mi sembra stiano proponendo dei buoni movimenti. Per Iconè dicevate giustamente il miglior inizio da questo punto di vista, con un assist e un gol, e Belotti che insomma, pensa a buttare dentro anche queste palle sporche che arrivano in mezzo all'area. Per ora funziona
bene l'attacco Viola. Riparte su lei in verticale per Caio Giorgio, va tutto bene in questo momento, la Fiorentina ci voleva. Sec a destra per Gelli, Gelli parte da destra, mette una gran palla in aria per Mazzitelli, cross e Milenkovic mette la palla in calcio d'angolo del primo corner per il Frosinone. Siamo al minuto 20 del primo tempo, la Fiorentina è già in vantaggio per 2-0. Beh, la Fiorentina in 3 minuti ha tirato fuori un 1-2 clamoroso. Stiamo parlando della peggiore difesa del campionato, questo è giusto ricordarli, anzi la penultima, perché la peggiore è la Salernitana con 47, adesso è a 46 il Frosinone, quindi insomma una difesa pazzesca. In trasferta non ha mai vinto in questo campionato il Frosinone, viaggia alla media di 2,5 gol subiti a gara in trasferta, quindi la Fiorentina ne ha approfittato, quello conta. Su lei batte di sinistro, parabola tesa con i pugni, Terracciano non rischia e la mette fuori, fa molto bene, va alla caccia e pallone secca, attaccato da Beltrame da tre quarti della Fiorentina e poi c'è il pallone che finisce in fallo laterale. Dunque pronto Caiode da destra di mettere in gioco il pallone, nel primo caso assist di Conè, nel secondo caso di Duncan, non è un assist per il proprio, nel senso che Duncan apre palla sulla destra per Conè che la lavora poi all'incrocio del limite della rigore di sinistra rispetto alla difesa del Frosinone, lui a destra si porta la palla sul sinistro, apre il piatto, trova forse la deviazione di Ocoli, ma insomma tira direttamente in porta il gol di Conè. Mario Duccio, fino a questo momento non erano arrivati nel 2024 gol nei primi tempi della Fiorentina e quindi sono sfatato anche questo tabù, e cioè, di solito, bravo, come hanno raccontato i dati, aiuta molto segnare nel primo tempo per portare poi in porto la gara, cioè, nel modo giusto. Attenzione, infortunio al volto per Milenkovic, alza la palla Caio Gol, che forse esagera un po', Milenkovic che pure urla, abbiamo sentito l'urlo là qua, forse ha esagerato un po', però insomma Caio Giorgio è entrato in modo poco ortodosso, forse voleva il cartellino Milenkovic e dunque c'è adesso il calcio di punizione in favore della Fiorentina alla tre quarti centrale. Allora noi dobbiamo tra poco anche evadere qualche messaggio, qualche break pubblicitario, ne abbiamo tre se non sbaglio, sì, nel primo tempo da evadere, quindi appena ci sarà la condizione lo faremo. Intanto ecco, possiamo anche andare con qualche messaggio degli ascoltatori se sei d'accordo. La grande soddisfazione Mario Duccio per il gol di Belotti, che ci scrive: finalmente un centravanti che sente la porta ed un esterno che si è mosso bene. Anche un altro ascoltatore dice: Raffaele, ho apprezzato il movimento del Gallo, ad un certo punto si è staccato, un movimento che non ho mai visto fare Anzolà, bravi lui e Iconè, dice Raffaele. Poi chi dice che Belotti ha già fatto la metà dei gol di Anzolà in campionato, perché ne ha segnati due. È vero. Allora arriva Caiodri dietro, li mette dentro nella rigore il Frosinone, Ocoli non si capisce secondo me con Turati che poteva prendere la palla, libera la rigore e di fatto la restituisce alla Fiorentina perché il pallone arriva in mezzo al campo. Dunque amici, piccola, l'ascolto, sì, piccola nota a margine, in precedenza c'è stato un coro della curva per Italiano, quindi insomma nel momento in cui ci sono pochi cori ad persona, uno per l'allenatore, bellissimo, credo sia un bel messaggio insomma. Vedi, evidentemente io sono troppo concentrato a raccontare la partita con le cuffie, però le cuffie, vabbè, siamo in due apposta, no? Sei stato quindi bravissimo, io proprio non l'avevo colto, però mi fa molto piacere che tu l'abbia detto Duccio, perché insomma l'Italiano credo che lo meriti. Gonzales dietro ancora per Biraghi, la palla sul sinistro, retropassaggio a favore adesso di Terracciano, ecco Terracciano, il rinvio lunghissimo a sinistra per Gonzales che poi cade malissimo battendo i glutei e la schiena, però palla di Belotti in aria per Mandragora, il tiro, no. E cosa sbaglia Mandragora, minuto 24, io non so se l'abbia toccata, vediamo Turati, no prova, sbagliato, forse sbagliato, è Ocoli, sì, clamoroso. Ma che palla ha dato Belotti di controtempo, sì, era tutto defilato. Duccio, messo ti interrompo porta, perché abbiamo Gonzales a terra, sì, e ne approfitto per la pubblicità.
Minuto 26, Fiorentina 2, Frosinone 0 con i gol di Belotti e Ikoné. Poco fa l'occasionissima di Mandragora proprio su un bellissimo lancio di Belotti. A voi Mario Duccio dal Franchi. Grazie Federico, dunque siamo al minuto 26 del primo tempo, la Fiorentina è in vantaggio per 2-0, al 16esimo Belotti, primo gol in viola, al 19esimo ha raddoppiato Ikoné, Ikoné ha fatto anche l'assist a Belotti in occasione del primo gol viola, mentre il passaggio smarcante in occasione del raddoppio Fiorentina è stato di Alfred Duncan, che adesso ha qualche problema alla schiena, nel frattempo si è prontamente ristabilito Gonzales, che ha battuto un colpo di schiena abbastanza violento sul manto erboso, ma si è ristabilito, vedo che si tocca ancora, si massaggia ancora la parte infortunata. Dunque pronto adesso Terracciano dal limite dell'area piccola della Fiorentina, ci sono anche, non abbiamo detto, circa 800.000 tifosi arrivati dalla Ciociaria a sostenere il Frosinone, che in questo momento insomma ha un solo gol in meno rispetto alla Salernitana come gol subiti, che è maglia nera del campionato. A questo punto di vista ne hanno presi tre i giocatori della Salernitana venerdì sera nell'anticipo, tra l'altro Inzaghi è praticamente esonerato, Duccio, no? Però sì, ancora, sì, ufficiale. Non si conosce però ancora il nome del sostituto. Ricontrollo subito, perché mentre entravamo in diretta era arrivato l'annuncio ufficiale di Pippo Inzaghi dell'esonero. Sì. Non esatto. So se c'è già il nome del sostituto. Credo sia Fabio Liverani, che nella notte era fortemente quotato, almeno non ci sia stato un colpo di coda finale. Però sì. Si era parlato anche di Semplice, ma insomma non credo che Semplice avesse voluto. Si hanno fatto come l'altra volta, che certo, trattavano Semplici altri 8 allenatori. Sì. Sto fresco per Leonardo, però insomma. Però dovrebbe essere Fabio Liverani. Mi ha atteso l'annuncio, però, sì, per Liverani. Bene, allora grazie Federico, sempre puntuale al nostro studio. Dunque Terracciano a sinistra per Biraghi, ecco Biraghi che riparte, alla palla sul sinistro, il lancio in verticale, intercetta Gelli, ma male, c'è Belotti, poi Mazzitelli che è uno dei pochi che si sta salvando nel Frosinone, lancio in verticale per Caio Giorgio, si appoggia a Rui, cerca al destro Rui, il tiro di Rui e la palla va nettamente fuori bersaglio. Io ne approfitterei per un altro passaggio pubblicitario. Minuto 29, Fiorentina 2, Frosinone 0, linea al Franchi. Ecco qua, dunque siamo al minuto 29 del primo tempo, Fiorentina 2, Frosinone 0, al 16esimo il gol Belotti, al 19esimo ha raddoppiato Ikoné per la Fiorentina. I viola soffriscono adesso, la sinistra difensiva del Frosinone, di una rimessa in gioco con le mani effettuata dal solito Caio De, poi Duncan per il Gonzales che rimette la palla nel mezzo di testa dalla linea di fondo per Belotti che non ci arriva, ma c'è il break di Biraghi e poi Mandragora prova il cross sporcato da Mazzitelli, Turati non ha nessun problema nell'andare a catturare il pallone e ad andare a effettuare il rinvio, tra l'altro abbiamo un caso di omonimia perché il vice storico di Italiano è Turati, quindi insomma nome fortemente nordico milanese, direi, insomma, via Turati. Sì, basta avanza, certo. Ocoli, ex Atalanta, a sinistra per Valeri, ex Cremonese, il rilancio in avanti a favore di Caio Giorgio, l'anticipo
di testa di Milenkovic, c'è però fallo di Caio Giorgi che usa male, scorrettamente il corpo. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, il cielo è coperto, i riflettori sono accesi da molto, ma per fortuna ancora non piove, anche se il cielo non promette nulla di buono. La temperatura è gradevole, è un inverno mite ancora, 12-13 gradi per essere l'inizio di febbraio. Riparte adesso Caiode sulla corsia di destra, viene fermato proprio da Valeri, la palla rimane in campo, adesso è a Rui che si frappone sulla traiettoria di Caiode, Caiode all'indietro ancora per Cristiano Biraghi che era rimasto sulla destra, poi Duncan lancia in verticale a rigore per Gonzales, Gelli fa buona guardia, c'è l'attacco anche di Sule, siamo alla destra difensiva di Frosinone, Sule mette a terra Belotti, forse era fallo, tutto regolare, riparte adesso Sule nel mezzo a favore di Sec, l'anticipo molto buono di Duncan però che scaramenta la palla in una zona in cui ci sono soltanto giocatori di Frosinone, lancia in verticale di Valeri per Caio Giorgi, ruba il tempo a Quarta, ma Quarta questa volta primo intervento buono della partita, applauso il pubblico, riesce ad aggirarlo Duncan, accende il turbo Duncan in mezzo al campo, poi si ferma, attaccato da tre avversari, resiste, bravo Alfred, applausi anche per lui. Caiode, Quarta. La Fiorentina si è trovata in vantaggio 2-0 meritatamente, però aveva sofferto un po' nei primi 10 minuti e adesso invece sembra soffrire meno, anche se è in vantaggio, ha preso fiducia, si tanto preso dalle, fiducia, dai due esatto. Gol uno dopo quell'altro, anche se Gonzalez sbaglia, regala palla con il nazionale Sule, Sec, sale adesso Valeri, torna indietro Federico, vai. Vi lasciavo questa riflessione perché Card a Roma, e non è il solo, scriveva: si vince 2-0, ebbene, ma vedo dare lo stesso troppo campo al Frosinone, quindi mi interessava una vostra impressione anche live lì dal Franchi su quelle che sono le attenzioni, ecco, difensive, il mantenimento della linea, se vi sembra, ecco, comunque più bassa del solito. No, io devo dirti, Federico, che nei primi 10 minuti ho visto male la Fiorentina, ho visto proprio degli errori di Quarta, anche di altri giocatori, la vedo un po' meglio. Certo, il Frosinone deve rimontare, quindi qualche metro di campo Duccio lo deve guadagnare per forza. Sì, poi credo sia Carl fa una sottolineatura giusta da Roma, però credo sia anche un discorso di atteggiamento, nel senso che la Fiorentina adesso vincendo 2-0 rischia anche qualche giocata che prima non rischiava, no? Perché aveva un pochino più di paura, e quindi nel rischiare le giocate, cioè nell'andare a prendere il Frosinone alto, abbiamo visto due anticipi di Milenkovic veramente in zona quasi ultraoffensiva, quindi insomma credo il rischio sia dipeso da questo, dal fatto che adesso insomma la partita è cambiata in favore della Fiorentina, quindi posso dire che Belotti fa la guerra in mezzo al campo. Belotti è quell'attaccante difeso che Italiano chiedeva e che pensava potesse essere in estate in Zola, cioè certo. Quando tutti noi commentavamo l'arrivo di Zola, volevamo un giocatore che sulla base di quello che chiede l'allenatore facesse un po' la guerra con tutti e giocasse anche spalla alla porta. Il problema è che Zola non ha mai fatto questo, no. E che Belotti, che comunque è un attaccante che ha segnato più di 100 gol in Serie A, perché sembra che la Fiorentina abbia preso l'ultimo dei ripescati o l'ultimo raccattato dalla piena, ma è un giocatore che per 5 anni di fila è andato in doppia cifra in Serie A e credo ce ne siano pochi, forse certo. Berardi e Immobile negli ultimi anni italiani ad aver fatto questo tipo di percorso, forse Insigne, e quindi ha preso un giocatore che doveva riattivare. Se si riattiva, il valore di Belotti secondo me è indiscutibile, a maggior ragione in una squadra come la Fiorentina. Sule a favore di Arrui in mezzo al campo, riparte il Frosinone, tocco per Caio Giorgio, bravissimo Milenkovic a fare mura, arriva Mazzitelli il capitano a destra per Sec, ex Toro, poi ancora Sule, cresciuto nella Juventus, Sule prova a saltare Gonzalez e fallo, calcio di punizione, questa è una sorta di corner corto, attenzione. Fammi dire una cosa un po' brutta, si vede che Sule è di proprietà della Juventus, perché ha un trattamento arbitrale che non è da un giocatore da Frosinone, perché adesso non c'è assolutamente fallo di Gonzalez, è appena andato giù Sule, gli hanno fischiato calcio di punizione. Adesso c'è da difendere bene, questa diventa una palla interessante. Rivediamo, allora, dunque, sì, insomma, non sembrava proprio fallo, devo darti ragione, allora, volentieri. Allora, dunque, siamo alla sinistra difensiva della Fiorentina, ci sono Gelli e Sule sul pallone, una sorta di corner corto, batte dal fronte destro, attacco il Frosinone, si studia il piazzamento dei compagni, batte Sule, tagliato nel mezzo, c'è una mischia, Belotti, attenzione a Rui, prova una rovesciata, anzi Caio Giorgio va direttamente in corner, ma c'è una deviazione. Allora, io ho il secondo calcio d'angolo per il Frosinone e uno ne ha battuto la Fiorentina. Siamo al minuto 35 del primo tempo, Fiorentina 2 Frosinone
0 e Frosinone che in questo momento rimane inchiodato a 23 punti in classifica, sta scivolando verso davvero i bassi fondi. La Fiorentina con questi 3 punti andrebbe a 37 e aggancerebbe la Lazio. Dunque c'è il calcio d'angolo da sinistra del Frosinone, la palla arriva nell'area di rigore della Fiorentina, si impegna, c'è una bella mischia, palla fuori aria, riesce a catturarla Sulek, la rimette dentro, c'è Mazzitelli in posizione regolare, si gira, il tiro è debolissimo, pare a Terracciano, c'è fuori gioco. Non mi sembrava molto pulita la posizione di Mazzitelli, devo dirti. No, però c'erano due giocatori della Fiorentina, erano rimasti bassi, uno di questi era Biraghi e quindi magari nell'incrocio ci sta che non fosse fuori gioco di Mazzitelli, però insomma non è stato un tiro pericoloso, Terracciano ha fatto buona guardia, è stato anche deviato. Caiode sulla destra, sì, spinge lui. Riparte a destra a favore di Conè, nel mezzo per Duncan, altezza linea mediana, Duncan apre ancora all'interno sinistro per Quarta deve scaricare il pallone, lo fa in questo momento per Gonzales, il tocco nel breve è a favore di Mandragora, mentre viene Mazzitelli e la Fiorentina guadagna, non ha messo in gioco con le mani, proprio all'altezza della panchina di Vincenzo Italiano, che naturalmente fedele al proprio carattere si sta sbracciando e dando tutte le indicazioni, credo che se la stia prendendo con Caiode. Sì, e con Milenkovic, perché nelle ultime azioni hanno cercato la palla lunga invece di uscire provando a giocare bene, certo. E quindi sai, la tentazione avendo Velotti davanti è grossa. Quarta spara una sventagliata la sinistra a destra per i Conecchi, addomestica benissimo il pallone col sinistro, punta Valeri, gioco di gamba, ancora con entra nel rigore e poi resiste la carica, dalle in mezzo per Gonzales che sbaglia un gol clamoroso, minuto 37 solo a 7 metri dalla porta, il sinistro tutto a disposizione, non trova lo specchio, si dispera Nicolas e fa bene ancora una volta i Conè, che cosa non ha fatto da destra, bravissimo, sentite tanti applausi per l'incoraggiamento per Iconè ma anche per Gonzales. Iconè entra, Valeri sembra recuperare il pallone, resiste ancora Iconè e poi dà una palla solo a circa 9 metri dalla porta in posizione centrale di sinistro, la mette fuori, ma che gol, Duccio, ha sbagliato Gonzales. Intanto Beltrán recupera un gran pallone, ti lascio la cronaca, poi andiamo con il racconto dell'episodio, ma sbaglia c'è un controbreak di Gelli. No, dicevo che Gonzales ha sbagliato un gol clamoroso, non da Gonzales, perché ha pensato troppo a dover voler mettere il pallone, cioè ha calciato più ragionando che di impeto e l'ha messa fuori, voleva con il piattone cercare di piazzare il pallone, invece in quel caso magari poteva chiudere anche di potenza sul secondo palo, peccato perché è il gol che avrebbe ammazzato la partita questo. Riparte adesso Secca in mezzo al campo, attacca Biraghi e fallo secondo il direttore di gara Feliciani e quindi calcio munizione appena dentro la tre quarti della Fiorentina. Che errore Gonzales al 37esimo del primo tempo, deve essere il gol che avrebbe sicuramente chiuso la partita, Duccio, perché l'avrebbe chiusa senza nessun tipo di problema. Allora, dunque, va a rimettere in gioco il pallone adesso dalla fronte sinistro d'attacco la Fiorentina con Biraghi. E mentre la curva Fiasio sta trascinando tutto il resto dello stadio, oggi ripeto ci sono spazi vuoti in maratona, tantissimi, in qualcosa in curva, soprattutto in maratona desolatamente deserta la Fiesa, ci sono pochi, la ferrovia, ci sono pochissimi tifosi, però insomma quelli che ci sono, poi capiremo anche dai numeri ufficiali che ci danno dalla Fiorentina, si stanno facendo veramente sentire, hanno capito l'importanza e forza ragazzi all'inizio della partita è stato indicativo, perché i tifosi hanno capito lo stato d'animo certamente non felice dopo la batosta di Lecce della Fiorentina. Duccio. Sì, guardo oggi con un occhio anche la curva Fiesole, perché è un modo, no, per fare anche attenzione a quarta. Attenzione, quarta sta facendo pasticcio nell'area rigore della Fiorentina, recupera adesso da fuori area ancora il Frosinone in area per Sulè, cerca il sinistro, il tiro alto di Sulè. No, dicevo che in Fiesole nella parte centrale è tornata una bandiera che non è semplicemente una bandiera, cioè è un'icona, quella onora al padre per Giancarlo Antonioni, nelle ultime settimane non l'avevamo più visto, oggi torna lì a sventolare accanto alla bandiera, per esempio, di quelli di sempre, del QDS e anche dell'1926, quindi bellissimo. È ritornata lì dove merita che di bellezza. Stare. Insomma. Onore, bellissimo, sì, onore al padre, la bandiera di Giancarlo Antonioni, forza Mirko, la Fiesole incita in questo momento
questo tifoso che evidentemente è in difficoltà. Non è in difficoltà la Fiorentina, che sta conducendo per 2-0, mentre Sulè, che possiamo definire il migliore, anche se questo tiro ha lasciato per fortuna a desiderare, Duccio. Sì, fortunatamente. Fortunatamente, perché ha battuto in piena rigore. Abbiamo visto un italiano arrabbiato, Mario, non so se era prima per la palla che aveva perso, certo, quarta, ma c'è stato qualche frammento di immagine abbastanza chiaro sull'arrabbiatura di italiano. Errore della difesa del Frosinone, recupera Gonzalez, Belotti, Gonzalez nella rigore del Frosinone, non riesce a portare avanti il pallone, Beltran in anticipo su Gelli, si sta dando un grande affare Beltran, Biraghi al limite per Riconè, che è il migliore della Fiorentina fino a questo momento. Beltran da sinistra, ma di destra il cross, colpo in testa di Occoli, mette fuori area, poi è a Rui che scaraventa la palla in mezzo al campo. Milenkovic anticipa Caio Giorgio, vicino all'area di rigore del Frosinone, c'è il colpo in testa di Occoli, poi Conè sul pallone, Caiode. Siamo al minuto 41 del primo tempo, 2-0 Fiorentina sul Frosinone. Tre punti importantissimi, Biraghi in verticale, poi c'è il colpo di testa di Gelli e va poi adesso a commettere un fallo Mazzitelli, ai danni proprio di quarta, che si era, anzi di quarta, sì, sì, si era, aveva davanti, anticipato bene proprio quarta. Allora, del tridente offensivo Gonzalez si vede che rientra titolare dopo due mesi, sì, Mario, dai, perché ancora non ha quella malizia da Nico Gonzalez, perché? Che, perché c'è un recupero clinico, c'è un recupero di campo, no? Lo stesso discorso lo dobbiamo fare per Dodò, Duccio. Assolutamente, assolutamente, cioè un conto è essere guariti da un punto di vista fisico, esatto, un conto è ritrovare anche le distanze in campo, sembra una bischerata ma in realtà una bischerata non è. Adesso c'è questo calcio di punizione, poi magari che se... batte Biraghi al centro da tre quarti del Frosinone, da sinistra mette la palla a destra per Gonzales, che la lavora e la crossa in mezzo all'area di rigore del Frosinone, viene respinta, recupera Duncan, ancora il tocco a destra, il cross nell'area di rigore del Frosinone, respinto, e poi dopo c'è stato Anzera Caiode che aveva affondato. Sì, Duccio. No, dicevo, possiamo andare con l'ultima pausa, sì, del primo tempo che poi dovremmo dare. No, dicevo, il tiro è stato rimandato. Vediamo come rinvia e poi andiamo. Minuto 42, vediamo un po' come rinvia, perché se la mette lunga. Il tocco a destra per Mazzitelli, in avanti a favore di Gelli, l'errore, Beltrano, eccolo Duncan al limite dell'area, cerca al sinistro il tiro, grande parata di Turati in calcio d'angolo e dunque grande tiro di Duncan, minuto 43, Duncan impegna Turati in corner. Quindi segnalo gli sviluppi di questo corner e poi se la palla è fuori calciato pronto bene a Federico, Duncan, molto bene, ma è solitini calciato Duncan, bene, è stato reattivo Turati a buttarsi sull'angolo alla sua destra, ma non era un tiro facilissimo da parare. Eccola dunque il Biraghi dalla corsia di sinistra, è pronto a battere il calcio d'angolo, palla dentro, colpo di testa e traversa interna, forza entrata, vediamo, è gol! Ha segnato la Fiorentina, quarta Martinez si riscatta, la grande goal line technology dà il gol a quarta sugli sviluppi di questo calcio d'angolo e dunque il gol di Martinez, quarta, che se lo merita veramente, che ha iniziato malissimo la partita e arriva quarta e sui calci d'angolo i difensori sono implacabili. Dunque c'è stata una traversa interna, la palla è schizzata dentro, l'arbitro ha aspettato credo 3-4 secondi, sì, non di più, per cui quarta ancora una devo volta. Devo dire l'occhio di Tenerani, il presente Stirpe, intanto una furia, no? Dicevo che l'occhio di Tenerani batte la goal line technology 1-0 perché avevi già visto che, no, era gol, il rimbalzo era stato abbastanza evidente, sì, si è dentro, rimbalzata dentro, dentro. Bello stacco, sì, di quarta, secondo palo su un angolo battuto ottimamente da Biraghi, sì, e dietro quarta c'era anche Belotti, quindi quando hai cattiveria. Ecco, lo rivediamo ancora, guarda Duccio. Movimento perché, di quarta, sì, proprio, guarda Belotti come va dietro a quarta, quasi un blocco tra, sì, i due, staccano tutte e due molto bene. Colpo di testa di guardia e palla avuto dentro. Ci fermiamo, spot per noi.
Lady Radio Fiorentina 3 Frosinone 0, il gol poco fa di Martinez quarta, un minuto di recupero, quindi siamo già all'interno dei 60 secondi concessi da Feliciani. Linea al Franchi. Sì, quarta che ha appena segnato per la Fiorentina, lascia sfilare la palla oltre la linea di fondo. Allora tu, Federico, un aggiornamento, questo è il sesto gol in stagione per quarta, è il quarto in Serie A e due invece sono arrivati in Conference League. Beh, io dico siamo oltre il girone andata, ma insomma lui non, arrivare a 10 stagioni mi sembra tanto, ma può arrivare a 8 da qui alla fine. Per un difensore è tanta roba, qua Ranieri ne ha fatti 4 e il Milenkovic invece è un po' indietro da questo punto di vista, perché se non sbaglio deve ancora segnare Milenkovic. Mentre Mario sui 3 gol nel primo tempo, non so cosa ricordate voi, ma mi sembra che a parte nella prima giornata contro il Genoa, già nel primo tempo i 3 gol mi sembra che la Fiorentina non li avesse più riproposti, sto ricontrollando. Esatto, no, sono d'accordo con te. Finisce il primo tempo, Federico, un errore di quarta, al terzo, occasione gol per Caio Giorge, esce Terracciano e salva, al quarto viene ammonito quarta che inizia malissimo la gara, poi incrocio di palli su sviluppi di corner di Beltrán col pretesto al dodicesimo, un salvataggio anche di Valeri sulla linea, al sedicesimo il gol di Belotti, sfonda Econè corsia di destra, azione meravigliosa in aria, palla indietro al limite della piccola, il Gallo Belotti firma il suo primo gol quest'anno in Serie A con la Fiorentina, è il settimo stagionale in assoluto, al diciannovesimo ancora Econè, parte da destra, linea del limite dell'area rigore, apre il sinistro, come leggere la defensore Colli, trova il gol 2-0, avanti il quattresimo, errore clamoroso di Mandrago, solo davanti alla porta, area piccola, alza sul servizio di Nicolas Gonzalez, al 37esimo errore di Gonzalez, ancora su un asse secondo un gol incredibile sbagliato da Gonzalez in piena area di rigore, tutto solo di sinistro al 46esimo, il tiro di Duncan, la situazione di Turati, la palla finisce in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner, il colpo di testa di quarta che prende la traversa interna, la palla schizza dentro, Turati la ricarica fuori qualche secondo, ma proprio qualche secondo, e la goal line technology fa vibrare e suonare l'orologio, Feliciano nel gol, Fiorentina 3 Frosinone 0, si mette in grande discesa la partita per la Fiorentina, Frosinone dimostra di avere un curriculum in trasferta disastroso, pensate 47 gol subiti con la Salernitana fino a questo momento in assoluto, è tutto lì nello studio, ci troviamo tra poco. Grazie, riprendiamo la parola dallo studio centrale, 13 e 21 minuti e quindi Fiorentina che va a riposo sul risultato di 3 gol a 0, reti di Belotti, Iconè e quarta, con proprio Belotti e Iconè che sono tra i migliori di questo primo tempo, e aperti tra poco anche alle valutazioni dei nostri ascoltatori tramite il 3925727775 con i messaggi che stanno già arrivando, pronti a tornare sia da Duccio Mazzoni al Franchi che da Roberto Pruzzo in collegamento con noi. Ci rifermiamo qualche istante per la pubblicità e poi di nuovo sulle di radio. Eccoci qua, come promesso, breve stop and go e poi ancora insieme 13 e 22 minuti, 3925727775 messaggi dei nostri ascoltatori, pronti a salutare nuovamente Roberto Pruzzo che è in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben trovato ancora. Ciao. Insomma, Belotti e Iconè che sono i migliori di questo primo tempo, Roberto, una Fiorentina che si è portata avanti col lavoro, insomma, 3 gol a 0 sì, che fanno ben sperare guardando insomma allo sviluppo della gara. Sì, non so neanche io cosa commentare, perché la fragilità del Frosinone è disarmante per certi versi, una squadra che deve salvarsi, che ha un atteggiamento, io non conosco i difensori del Frosinone, ma faccio i migliori auguri all'amico Eusebio. La Fiorentina senza neanche forzare troppo, con una prestazione in linea, con l'esigenza della partita, ha fatto 3 gol, ne poteva fare anche forse un altro. E hai detto bene, Belotti ha toccato un paio di palloni, ma ha toccato quello giusto, e Iconè fa quello più o meno che vuole, e quindi tutta la squadra gioca in scioltezza, mi sembra che a parte qualche minuto di pressione da parte del Frosinone la partita sia in pieno controllo, e non escludo neanche che finisca in goleada.
Ecco, tra l'altro infatti Roberto i minuti forse più di difficoltà tra virgolette della Fiorentina erano stati i primi 10 proprio l'inizio della gara, tant'è che anche in conseguenza di quegli errori di quarta a inizio partita insomma c'era venuto un po' il dubbio, no, sul fattore concentrazione da parte dei Viola. Era un po' quelle cose che quello che avevamo detto prima della partita, no? Nel senso che una squadra come il Frosinone che è fatta di giovani, se gli dai un po' di entusiasmo rischiano pure di crearti dei problemi. Passato quei 4-5 minuti, 10 minuti, una volta segnato il gol è diventato tutto molto semplice e quindi è una partita questa da in pieno controllo, da non rischiare niente, da evitare infortuni se possibile, ma quelli fai fatica soprattutto a dare fiato a tutti, nel senso che delle partite molto ravvicinate e bisogno di avere più giocatori possibili a disposizione. Roberto, tra i complimenti che arrivano per Belotti, insomma, nei messaggi degli ascoltatori, insomma, c'è chi dice abbiamo visto la differenza anche con Zola, chi scrive finalmente si gioca in 11, ecco, Belotti che ha fatto quello che doveva fare, no? In origine evidentemente chi doveva essere là il centravanti, perché insomma ha cercato di approfittare, sì, come tu dici, di quello che è capitato e le ha fatto ottimizzando alla grande, poi insomma è piaciuto anche nei movimenti, in quello che ha potuto servire quando si è trovato lì addirittura da sinistra. Voglio mica sminuire la prestazione, l'avversario è quello che è, arriveranno test più probanti e più difficili, certo. Quindi bene Belotti, bene Conè, un po' meno bene Nico che ha avuto sul piede una palla clamorosa per fare il quarto gol. Lì che è successo, però... Roberto? Voleva essere troppo preciso nel piazzarla, cioè doveva essere un po' più sporco nella conclusione? Sì, ma lì poteva fare tutto l'incontrario di quello che ha fatto, però insomma dai, Nico è sempre un grande giocatore, non si discute, ora si tornerà a dire che gli esterni funzionano e quindi andiamo avanti così. Ho visto Beltrame che cerca di trovare degli spazi che non sono facili a volte, soprattutto in questo tipo di partite, però mi sembra insomma veramente che con minimo sforzo hai avuto il miglior risultato possibile. Come hai visto proprio da questo punto di vista, Roberto, gli esterni con Gonzales a sinistra e Iconé a destra, insomma, su Gonzales, e poi ricordiamo che questa era la sua prima, dal primo minuto di rientro dopo lo stop, e quindi insomma sicuramente attendiamo altri test per poter vederlo in crescita. Assolutamente, io credo che, l'ho detto prima per Eusebio Di Francesco, io non conosco, è colpa mia, i giocatori del Frosinone non li conosco tutti, ma credo che i terzini siano dei mediani o delle ali addirittura, e quindi il gioco a forza è ancora più semplice, no? Poter sfruttare le qualità individuali dell'uno contro uno sia di Conè che di Nico, quindi sotto questo punto di vista la partita non fa tanto testo, devi però essere pronto ad affrontare altre situazioni più complicate, per esempio quella di Biraghi mi sembra ripetitiva, lo saltano facilmente, poi dopo l'avversario non è in grado di crearti tanti problemi, ma già lì è una sorta di campanello d'allarme. Sui messaggi, Roberto, che stanno arrivando, chi scrive prenderlo prima Belotti no, un altro dice sorpreso dai Conè, con un centravanti si vede la differenza, ma il Frosinone davvero poca cosa, ma ciò che contava era una reazione di orgoglio, mi sembra che ci sia stata, dice Roberto l'ascoltatore. Sì, ma io non sarei manco così drastico nel tagliare un calciatore come Zola che ha fatto male, ma che però in un contesto di questa partita non può essere definitiva la questione, no? E allora Belotti lo prendevi a giugno, te lo davano pure, anzi te lo avrebbero, quindi non penserei al fatto che adesso hai un centravanti, penserei che la squadra può e deve crescere, questa è la partita giusta per dare soddisfazione a tutti. Un altro scrive, questo è Antonio, scusatemi ma cosa è successo a Iconé, sembra un altro giocatore ma in positivo, direi Roberto che i movimenti sono quelli del solito Iconé, oggi c'è stato il fattore concretezza, no? Che poi è stato determinante con l'assist, con il gol ovviamente. Sì, ma quando giochi libero come gioca Iconé, che è anche marcato da un mediano, e come quando Nico è marcato da un mediano, e diventa tutto più semplice, no?
la manovra si sviluppa meglio, è quasi sempre un uomo, salti quasi sempre l'avversario, e quindi sembra che tutto vada molto, molto, molto più facile. Devo dire, ripeto, che la Fiorentina sta facendo il suo, niente di più, ma lo fa con grande concretezza, e questo è un dato molto positivo, no? Perché si pensa spesso a tic e tac, che la palla è sempre lì che gira. In un tempo hai avuto almeno credo 5 occasioni da gol, e questo mi sembra il dato più positivo di questa prima parte di gara. Fabio scrive: Belotti anche a mezzo servizio vale 10 dei nostri attaccanti. Vabbè, di proprietà. Sì, ma sì, io sì, dico una cosa, no, Mangiolà, l'hanno preso, l'hanno pagato pure dei soldi, un giocatore, un calciatore che l'allenatore conosceva bene. Ora io scaricare tutto su Mangiolà mi sembra veramente non giusto, non corretto. Ha avuto le sue problematiche come ce l'ha avuto tutta la squadra nell'ultimo mese. La colpa non la vogliamo mica mettere sulla schiena di Mangiolà, no, certo. No, sarebbe veramente certo, da quel punto di vista siamo d'accordo. E chi sottolineava Roberto in questo primo tempo, guardando insomma nell'equilibrio degli 11 ma anche del centrocampo, una prova non positiva di Mandragora, non so se sei d'accordo al di là di quell'occasione che si è mangiato. Ma no, ma mi sembra che tutta la squadra stia dando delle buone risposte in una partita che avrebbe potuto anche essere, come spesso a volte si dice, una trappola, ma la trappola non mi sembra proprio che sia il caso, perché la squadra mi sembra in linea con l'esigenza di questo tipo di partite. Mandragola non sarà stato brillantissimo, però l'avversario non ti mette nelle condizioni di dover soffrire neanche troppo, e quindi mi sembra che sia una buona prova di squadra. Torniamo, Roberto, da Duccio Mazzoni al Franchi. Duccio, ci sei? Così ci racconti insomma anche che cosa sta accadendo sul terreno del Franchi, se ci sono possibili sostituzioni all'orizzonte, anche tu insomma un parere su quello che hai sentito da Roberto e dai nostri ascoltatori. Ma su quello che intanto ben ritrovati, saluto Roberto, ma ancora da aggiungere rispetto a te, andiamo sulla cronaca, nel senso che ci sono diversi giocatori della Fiorentina in campo, ma nessuno si sta dando con particolare insistenza per poter entrare in secondo tempo. È vero che la panchina non è molto numerosa, perché tra Vannucchi e Martino Portieri c'è solo Faraoni, Barac, Lopez, Bonaventura, Tino, Sottile e Nzola, quindi insomma un po' di giocatori mancano. Frosinone, credo che hanno Romagnoli e Lirol, grande ex della partita, che insomma dietro il Frosinone ha bisogno di risistemare. Abbiamo qualche problema di collegamento col Franchi, anche se il sunto un po', Roberto, l'abbiamo capito, poi ci ricolleghiamo con Duccio. Intanto c'è Roberto che ti contesta, se dice Bomber Puruzzo, quel movimento lì Nzola non gliel'ho mai visto fare, non sono per metterlo in croce, Roberto, dice l'ascoltatore, ma è innegabile che ad oggi veramente ci siano due categorie di differenza tra i due, dice l'ascoltatore. Povero Nzola, veramente, io sono solidale con tutti gli attaccanti, soprattutto con i centravanti, e mi sembra veramente esagerato, no? Perché fosse stata sotto responsabilità di Nzola, le non vittorie dell'ultimo mese o la difficoltà che ha avuto anche nelle partite precedenti, allora sarebbe stato troppo facile. Tiri via Nzola, ne metti in alto, le cose funzionano. Abbiamo sempre spesso parlato degli esterni, che ultimamente sembrava che a gennaio, se non si comprava un attaccante esterno, la Fiorentina non poteva più giocare in questo campionato. Oggi mi sembra che gli esterni siano i migliori della squadra, quindi bisogna stare molto attenti anche nelle valutazioni e prendere uno alla volta. Oggi, ti ripeto, è una partita veramente facile, semplice, e quindi non lo devi portare come esempio, devi capire che le difficoltà poi ci saranno, ma che hai a disposizione una rosa di buoni giocatori. Ora, questa idea che la Fiorentina sia una squadra scarsa, io proprio non l'ho mai accettata. È in lotta, se guardi la panchina, hai in panchina dei giocatori importanti, quindi cerchiamo di trovare una via di mezzo.
Roberto, grazie, ci ritroviamo dopo nel post gara, grazie a Roberto, appuntamento dopo alle 17 alle 15 con Roberto Pruzzo. Sui messaggi ancora dei nostri ascoltatori, chi dice alla Fiorentina mancava un centravanti che attaccava l'area, non sono d'accordo con Roberto riguardo Anzola, scriveva appunto un altro ascoltatore, chi dice ora torniamo ad ambire al quarto posto, insomma, quindi chi si spinge anche in uno slancio di ottimismo, anche se insomma, personalmente aspetterei anche di capire nelle prossime partite insomma che tipo di tendenza insomma, darà la Fiorentina dal punto di vista dei risultati dopo questa gara di oggi col Frosinone, ricordando che insomma già mercoledì la Fiorentina dovrà comunque recuperare la gara contro il Bologna, insomma un appuntamento e un'occasione non da poco, non facile, ma ci sono in palio punti importanti in questa rincorsa all'Europa. Minuto 13:34 su Lady Radio, 3925 727775 il numero per quanto riguarda i messaggi dei nostri ascoltatori. Torniamo dal nostro Duccio Mazzoni al Franchi, così vediamo se riusciamo ad ascoltarlo meglio. Duccio, ci sei? Io ci sono, spero che mi sentiate meglio anche voi, Federico. Meglio. Meno male, no, dicevo che nel Frosinone entreranno Romagnoli e Lirola perché si sono scaldati con particolare insistenza, credo che riguarderà un po' la fase difensiva di Francesco. Nella Fiorentina non mi pare ci siano all'orizzonte dei cambi, anche perché nessuno si è scaldato con particolare intensità e quindi si ripartirà con gli stessi protagonisti. Italiano non utilizzerà, scusate, lo slot dell'intervallo e quindi via con gli stessi 11 che hanno chiuso anche bene il primo tempo. Le squadre stanno rientrando in campo, Federico? Sì, vediamo anche noi le immagini dei giocatori che stanno attraversando il tunnel che porta al terreno di gioco e quindi siamo davvero pronti per il secondo tempo, che inizierà dunque tra poco con questi due cambi intanto per il Frosinone. Anche noi adesso vediamo dalle immagini inquadrato l'ex Viola Lirola e poi Romagnoli, e quindi si avvicina al momento di questi innesti per quanto riguarda il Frosinone, che dovrà recuperare queste tre reti di svantaggio nei propri obiettivi. Insomma, per ora tutto bene per la Fiorentina, e insomma citavamo anche poco fa che i Viola non chiudevano un primo tempo con tre gol di vantaggio anche dalla prima gara contro il Genoa, la prima partita di campionato. E qui inquadrati invece Icone e Caiode che stanno parlando e confrontandosi, rientrando sul terreno di gioco, e quindi è tutto pronto. Ora vediamo anche il Gallo Belotti, gli altri giocatori viola che stanno guadagnando il terreno, sì, del Franchi, Duccio, e quindi siamo pronti per il secondo tempo. Nel Frosinone, Federico, non so effettivamente chi possa uscire o se Di Francesco si metterà a tre magari in questo secondo tempo per cercare di limitare i danni. Mi sembra che per esempio così ad occhio e croce ci sia Caio Giorgio ma non ci sia Sec, quindi magari il Frosinone potrebbe passare a giocare 4-3-3 magari con Sule e Arruì dietro Caio Giorgio, e un centrocampo un pochino più robusto con Gelli, Mazzitelli e Barrenescea. Vediamo, Lirola dovrebbe entrare al posto appunto di Sec con Gelli che si alza, mentre Romagnoli entrare al posto di Monterisi. Ma cambiano modulo di Monterisi, secondo te, Duccio? Non lo so, o forse alza Gelli. Esce Sec. Ecco, esce Sec ed entra il numero 20 che è Lirola, che tra poco entrerà ex della sfida, e poi l'altro cambio è Romagnoli per Monterisi, quindi due cambi abbastanza classici. Mi sembra andato molto bene Monterisi. Credo che a questo punto il Frosinone si possa mettere con Turati in porta, Lirola, Romagnoli o Coli e Valeri in difesa con Barrenescea e Mazzitelli, e con Arruì trequartista, Gelli a sinistra, Sule a destra, dietro Caio Giorgio. Sostanzialmente non cambia modulo Mario, ma si mette con un centrocampo un pochino più robusto e rinuncia a una punta per evitare di perdere l'imbarcata. Allora, eccolo là, Pollirola, ex Viola, e poi partiti cinque per noi. Si riparte dal 3-0 Viola, Fiorentina Frosinone, linea al Franchi per il secondo tempo.
Eccoci qua, allora con il secondo tempo che è partito, si parte dal 3-0 del primo tempo, con adesso il Frosinone con Valeri che va a rimettere in gioco il pallone sulla corsia di sinistra, parte all'attacco naturalmente il Frosinone, deve recuperare tre gol, quindi impresa insomma titanica per una squadra come quella. Gelli viene messo giù adesso da Duncan e quindi c'è un calcio punizione in favore del Frosinone che batterà dal fronte sinistro d'attacco ed è pronto adesso il Frosinone, vero anche su lei, su Paolo Gelli su lei, fronte sinistro d'attacco, non è un corner corto, che la palla è più vicina alla panchina italiana che alla bandierina, però attenzione perché può essere, può diventare pericoloso. Tutta la Fiorentina nell'area di rigore, si gioca al secondo minuto di Fiorentina Frosinone, 3-0 il parziale del primo tempo, batte Gelli, palla dentro, il colpo di testa, poi Beltrán mette fuori, prova a ripartire adesso Mandragora, non ci riesce, c'è un giocatore del Frosinone, ha colpito, stato colpito alla testa e adesso vediamo come evolve il quadro, no, ce l'ha messa in gioco con le mani da parte di Caiode, quindi dentro Romagnoli per Monterisi, mentre il numero 20 Lirola è andato a destra e quindi si riparte adesso con Ocoli che cattura il pallone in mezzo al campo, ancora per Gelli, in verticale per Valeri, attenzione Valeri, linea di fondo, il cross, c'è la tocca Milenkovic, quindi c'è un calcio in angolo in favore del Frosinone che in questo è in vantaggio, tre corner battuti dal Frosinone e invece due battuti dalla Fiorentina, dunque c'è il calcio d'angolo che sbatterà il Frosinone tra pochissimo, a fronte sinistro d'attacco della squadra ciociara. Ecco il cross nell'area di rigore basso della Fiorentina, c'è cioè l'intervento da parte della difesa viola, recupera poi Gelli che gioca in posizione più avanzata. Gelli mette ancora dentro questa palla, c'è un colpo di testa francamente debole del nuovo entrato, il numero 6 Romagnoli, che tra l'altro insomma ha grandissima esperienza in Serie A, è passato anche da Empoli e quindi si è così, allora Lirola è andato a destra dalla parte di Gonzales, Valeri a sinistra e lì c'era Gelli nel primo tempo e ci è andato invece Lirola. Duccio. Sì, diciamo che il Frosinone è partito alla ricerca insomma di qualche situazione insomma per poter rientrare in questa partita, abbiamo visto un calcio d'angolo, un calcio di punizione, un po' di mischie perché è chiaro che il Frosinone la partita la riapre con queste situazioni, la Fiorentina deve essere brava a portare insomma in fondo la gara senza rischiare niente, magari si può trovare qualche gol, però insomma è un secondo tempo in cui la cosa principale sia quella, cioè la cosa principale è quella di evitare ulteriori gol. Intanto ti do il dato degli spettatori, sì, Mario, vai, fammi Duccio aprire, sì, il file che ci hanno mandato proprio adesso, il dato degli spettatori prevede 25.397 spettatori per questo Fiorentina Frosinone, ovviamente ricordiamo che nella quota che ci viene data ci sono 17.000 abbonati, però non tutti i 17.000 abbonati sono presenti, io credo siamo sotto i 25.000 spettatori, almeno per quello che è il colpo d'occhio che vediamo qui dalla tribuna, dove soltanto la parte centrale della Fiesole è piena e si vedono dei vuoti importanti anche in maratona. Benissimo, allora dunque sotto punto abbiamo detto che gioca a Rui, che prima giocava sulla corsia di sinistra, ma essendo uscito Sec lui ha preso il posto proprio di Sec e adesso gioca sotto punta Caio Giorgio e rimane il centravanti del Frosinone. Fiorentina dovrebbe cercare di fare una cosa che non le riesce molto, è quella di controllare la partita. Gestire, sì. Sì, perché gestire, sì. Visto che mercoledì la Fiorentina rigioca, gli altri non rigiocano, attenzione palla arriva da parte di Terracciano, gli altri non giocano, cioè gioca la Fiorentina che deve recuperare e quindi secondo me, visto che la gara col Bologna è molto più difficile sulla carta di quella col Frosinone, se la Fiorentina gestisse un po' di energie, secondo me Duccio male non sarebbe, però insomma questo è una mia impressione, poi la Fiorentina giocherà come meglio crede, ci mancherebbe altro. Allora, dunque, va Caiode su destra, rimette in gioco il pallone, avanti per Belotti, autore del primo gol in viola, c'è un fallo che arriva puntuale Romagnoli che si becca il primo giallo della partita suo, quindi al quinto del secondo tempo, che era diffidato tra l'altro, viene ammonito Romagnoli per fallo su Belotti, quindi quinto
ammonito Romagnoli per questo fallo sul Gallo Belotti. Quante volte abbiamo scritto, si è girato molto bene Belotti, sì, anche in questa circostanza, insomma dimostra che il gol lo ha sbloccato, perché si è proprio veramente girato con grande qualità. Ma poi guarda, anche su Roma ci sono delle letture che mi lasciano abbastanza perplesso. Il campionato dell'anno scorso è stato tragico per lui, 30 presenze, sì, 0 gol, e lì non c'è niente da dire. Quest'anno lui era partito, ancora non c'era Lukaku, ti ricordi? Sì. E comunque non era al meglio, è partito e ha segnato subito. Cioè, se non arriva Lukaku alla Roma, tra l'altro Lukaku partito molto bene, ora sta andando, è un disastro in questo momento Lukaku, probabilmente Belotti in questo momento sarebbe stato forse a quota 10-11 gol in stagione. Sai, a Roma, Mario, no? Secondo me, secondo me questi sono discorsi di calcio e discorsi secondo me molto giusti. Anche l'anno scorso, per quanto Belotti abbia sbagliato tanto, è arrivato l'ultimo giorno di mercato alla Roma, si è allenato praticamente da solo perché aveva finito il contratto del Torino. Attenzione, Fertiani avanti, Gonzalez per Belotti, area di rigore, cerca al destro Belotti, il tiro è murato da Valeri che si inginocchia e poi libera in qualche modo la difesa del Frosinone. Ci ha provato Barrenechea, attenzione, servito a Rui sulla corsia di sinistra, parte, punta Milenkovic vicino all'area di rigore della Fiorentina, ancora Rui, la palla incollata sul destro, cerca lo spazio per aprire il destro, non lo trova, va a destra per Sulè con la suola, addomestica il pallone, fuori per Barrenechea, Barrenechea attaccato da Biraghi al limite dell'area, lo scambio con Caio Giorgio, poi ancora Mazzitelli che viene messo giù da quarta, potrebbe essere fallo, non fischia il direttore di gara, secondo me poi cioccato giurezione in favore della Fiorentina, qui ha voluto un po' bene la Fiorentina, Feliciani, te lo dico, sì. Concludi pure il ragionamento. No, dicevo che poi alla fine le stagioni vanno anche inquadrate, cioè nel senso che poi magari su Belotti per l'ultima stagione e mezzo si è creato un clima negativo intorno, no? Magari ci si fa attrarre da altri giocatori, per esempio Nzola ha fatto 13 gol l'anno scorso, ma è la stagione migliore della sua carriera, insomma, certo. E quindi insomma dipende sempre come uno inquadra la questione, e credo poi che se sei stato un grande attaccante sempre fatto gol, non puoi dimenticare. Tra l'altro stiamo parlando non di un 35enne o un 38enne come Giroud, insomma, ecco. Stiamo parlando di un 30enne, quindi mette giù il pallone con Ella, domestica molto bene, lui è stato il migliore in campo per noi nel primo tempo, staremo a vedere se si confermerà in questa ripresa. Il tocco è a favore di quarta, quarta apre a sinistra per Cristiano Biraghi, davanti a lui Sulè, tocco per Gonzalez, ancora Biraghi, torna indietro la palla per quarta, 6 gol per lui in stagione, tocco a favore di Conè, Conè cerca il destro, adesso ci ha preso gusto con E, apre a destra per Caiode, cross bello, morbido, va vuoto Coli, poi doppio colpo di testa, arriva Duncan, la rimette di testa dentro e poi il tiro di Gonzalez, gol, rete di Nicolas Gonzalez e sono 4, cala al poker la Fiorentina, minuto 8, mamma mia Duncan come è stato intelligente, mamma mia Duncan come è stato intelligente, il destro di Gonzalez dovrebbe aver colpito di destro, se non sbaglio. Sì, ha fatto un gol meraviglioso di destro sul palo lontano, proprio in diagonale al volo. Gol meraviglioso di Nico Gonzalez. Beh, mancava solo lui all'appello, certo, diciamo la verità, per poter rendere la giornata vera. E eccolo lì, Nico Gonzalez, che di prima è andato a girare in diagonale il pallone sul palo lontano. Ma Duncan da fuori aria ha messo una palla dentro di testa, bellissimo, un assist bellissimo, bello, di testa, bello, bello, dunque bello. Duncan due assist, bello, Duncan bello. Due assist, Nicolas Gonzalez, andiamo a controllare anche le sue statistiche, dovrebbe essere il gol numero 10 in stagione, Federico, ne contiamo 2, 5, 6, 7 in A e 3 in conference, è in doppia cifra Nicolas Gonzalez ed è stato fuori quasi due mesi direi, per cui ragazzi insomma è una bella cifra, 4-0 per la Fiorentina, adesso il Frosinone ha 48 gol, la peggiore difesa della Serie A e riparte Mandragora sulla corsia sinistra, tiene la palla in campo in qualche modo e c'è il tentativo da destra adesso con le mani del Frosinone, mette in gioco il pallone, scambia la sfera, adesso la manovra, Romagnoli che è stato appena ammonito, retromassaggio a favore di Turati, siamo al decimo del secondo tempo, Fiorentina 4, Frosinone 0, quindi possiamo dire la Fiorentina si avvicina a quota 37, almeno a questo punto la partita speriamo dovrebbe essere in ghiaccio, Duncan in scivolata, mette la palla fuori, Gelli corre e adesso però non riesce a catturare il pallone, Gelli che in questo secondo tempo fa il trequartista di sinistra, o meglio l'esterno di sinistra, sottopunta appunto a Rui, a destra c'è Sulè, quindi alzato nel ruolo
Gelli coperto, si fa per dire, alle spalle. Attenzione, errore di quarta, era rigore, regala palla a Caio Orio, il tiro e la grande parata di Terracciano, il calcio d'angolo, minuto 11, ci vuole mettere anche lui, vuole mettere anche Terracciano la firma, il quarto corner per Frosinone, però quarta è la seconda volta che sbaglia un disimpegno su Caio Giorgio. Errore di quarta, tiro di Caio Giorgio e poi Terracciano appunto mette la palla in calcio d'angolo. Federico. Sì, sì, così Mario lo stavamo rivedendo anche noi e insomma evidentemente le amnesie per quarta non sono finite in questa partita, però insomma mi sembra un risultato messo in sicurezza quello della Fiorentina contro il Frosinone. A voi. Sì, ecco, quarta adesso non rischia e mette la palla in fallo laterale, finalmente l'ha capito. Beh, insomma, quarta vogliamo molto bene, abbiamo detto che ha realizzato il sesto gol in stagione, 4 in campionato e 2 in conference, però oggi dal punto di vista della fase difensiva non c'è niente da fare, forse anche il numero dei gol Duccio ci fa capire che si lascia preferire in attacco piuttosto che in difesa. E tra l'altro su Caio Giorgio ha avuto proprio un paio di incertezze che potevano essere decisive, però qui è stato molto bravo anche Terracciano, canta la Fiesole incitando la Fiorentina che va sul velluto in questo momento con un 4-0 che non lascia discussione, anche se nei primi dieci minuti del primo tempo la Fiorentina ha ballato e come con il Frosinone. Ecco Mazzitelli che manovra sulla corsia di destra, attaccato proprio la quarta e finalmente riporta via il pallone, bravo quarta, nel breve non rischia per Piraghi, a sinistra per Gonzalez, lancio in verticale a favore di Conè, c'è Ocoli in difficoltà ma di testa alleggerisce dietro per Turati che è postato al limite dell'area di rigore della squadra ciociara che è sotto di 4 gol e siamo naturalmente all'inizio della ripresa, siamo appena alla fine del minuto 12. Qualche messaggio allo studio, Federico? Sui messaggi da parte dei nostri ascoltatori, chi dice partita che finalmente sembra in controllo, chi loda ancora Belotti per la partita, chi scrive odiatori di Italiano uscite dagli scantinati e poi sì Mario, meglio dire il risultato in ghiaccio, non dire il risultato in frigo, porta male. Sì, attenzione, occasione gol per il Frosinone su un cross di Valeri, occasione gol, si trova Caio Giorgio proprio vicino all'area piccola ma spreca in modo incredibile, palla oltre la linea di fondo, ne approfittiamo per il primo break pubblicitario. È il momento di Jack Bonaventura, torniamo al Franchi, Fiorentina 4, Frosinone 0. Prima cambio Fiorentina, entra Bonaventura per Nico. Siamo dunque al minuto, ecco qua, e c'è il minuto 15 quando entra Bonaventura per Gonzalez. Quindi tutto è pronto adesso per il rinvio di Terracciano. Com'è il nuovo assetto là davanti?
Dovrebbe andare esterno, sai, vediamo un po'. Sì, sì, va esterno, chiaro. Sì, chiaro, sì. Chiaro. Insomma, Buonaventura esterna a sinistra, così come aveva giocato con l'Inter. Beltran resta sotto punta accanto a Belotti, anche perché, dobbiamo dire la verità, Beltran in quella posizione sta giocando sicuramente meglio che esterno, quindi sarebbe stato, insomma, anche un riportarlo in un ruolo non suo. Davanti stanno trovando le distanze. Buonaventura partirà da lì con licenza, sì, di accentrarsi, e soprattutto darà un po' di equilibrio anche su quella fascia dove c'è Sulley, che è il pericolo principale. Sì, sì, Buonaventura è andato a sinistra. Allora, col tuo nome addosso da 40 anni per sempre, Stefano Vive, so se è dedicato a Stefano Biagini, detto Fomp, o un altro tifoso. Comunque questa è la Fiesole che ricorda questo mito della curva viola. Ocoli in avanti a favore di Arrui, poi Parrenicea sulla corsia di sinistra. La partita è abbastanza adesso tranquilla per la Fiorentina, forte del 4-0. Gelli all'indietro ancora per Parrenicea. Arrui adesso fallo di mano di Duncan, calcio e punizione, ma non credo ci sia giallo né nulla, perché è stato un fallo, come dire, involontario, ma c'è stato, per cui adesso siamo alla fine del minuto 16 e dunque il calcio di punizione in favore del Frosinone. Siamo al minuto 17, siamo entrati nel 17esimo, Fiorentina 4, Frosinone 0, tutto è pronto. Sarà adesso il Frosinone dal fronte stesso attacco con Sulè o Gelli. Parte su lei il cross nell'area di rigore della Fiorentina, colpo di testa di Ocoli, la palla resta lì, addirittura fuori Beltran, la mette fuori, il tocco ancora per Sulei che va via sulla sinistra, ma bravissimo a mettere il corpo Iconè con la palla che termina oltre il perimetro di gioco. C'è dunque la rimessa di Gelli, siamo alla destra difensiva della Fiorentina, anzi lascia l'incarico a Valeri, Valeri sbaglia addirittura la rimessa in gioco, non si capiscono i due giocatori, sconsolato Eusebio Di Francesco. Beh, per un allenatore non deve essere semplice mettere le mani in una situazione del genere, dopo che tu nel girone è andata meno male hai prodotto le punti, vedi crollare nel ritorno la tua squadra, disse adesso la rimessa in gioco con le mani non esiste, di non capirsi sulla rimessa in gioco, no? Dico con le mani, e insomma questo è il metro. Però insomma non togliamo nulla naturalmente alla Fiorentina, ma diamo addirittura il merito alla Fiorentina di aver approfittato mentre è pronto un nuovo cambio Brescianini per il Frosinone. Dicevamo, diamo il merito alla Fiorentina di aver approfittato di questo stato semicomatoso dal punto di vista calcistico del Frosinone per demolirlo sin nei primi minuti, fra il 16 e il 19, due gol della Fiorentina che hanno messo subito in chiaro cosa hanno apparecchiato la partita. Ecco pronto il numero 4 Brescianini, sarà il terzo cambio, ma arriva anche un altro cambio, Renier, sì, per il Frosinone che già ne ha cambiati due, ora se ne cambia altri due. Lancio verticale a favore di Beltran, c'è l'attacco di Ocoli, Beltran resiste nella rigore ma Ocoli ha la meglio, poi Romagnoli spazza la palla in fallo laterale e c'è pronto Buonaventura. Dunque doppio cambio per il Frosinone, vediamo se dà l'ok il direttore di gara. No, ancora no, si gioca. Tanto Mario, ci sono alcuni ascoltatori che ci scrivono lo Stefano dello striscione, Stefano Furlan. Il ricordo di quello che successe 40 anni fa, sì, quando morì a Trieste. Certo. Perfetto, giusto, giusto, giusto. Allora, anche perché appunto Stefano Biagini credo sia morto nel 92. Riparte adesso la linea a fondo, Caiode, un cross dopo un dribbling bello, guadagna il terzo corner. No, è rimessa dal fondo. Anche a me sembrava corner, ma c'è stato un altro tocco. Allora, entrano due giocatori nel Frosinone, Mario, a te sì, con i cambi. Dunque, allora, 19, minuto 19, allora esce Parrenicea ed entra Renier, quindi terzo cambio Frosinone, poi esce Arrui ed entra Brescianini. Allora abbiamo detto dentro il numero 12 Reiner per Arrui e poi il quarto cambio invece è Brescianini per dunque Parrenicea. Beh, la domanda è adesso gioca vai Duccio. Sì,
No, dicevo che adesso il Frosinone limita i danni, si è messo palesemente 4-3-3, Mazzitelli in cabina di regia, Brescianini e Renier interni di centrocampo, Sulè, Caio Giorgio e Gelli davanti, praticamente sono partiti con 4 attaccanti e chiudono con 2 giocatori offensivi, questo perché ovviamente 4-0 risultato pesante. Eccola una bella apertura di Mazzitelli sulla sinistra per Gelli, in appoggio va Valeri, area di rigore fiorentina, cerca il destro Gelli, viene ostacolato da Iconè che sta facendo un grande lavoro difensivo, Iconè dice non è fallo, è naturalmente di parere opposto Feliciani che assegna questo calcio di punizione al Frosinone. Siamo esattamente a 5 metri dal limite dell'area di rigore del Frosinone e della Fiorentina, quindi dove batterà il Frosinone saranno 5-6 metri, non di più. C'è un capannello di uomini in maglia bianca che discutono tra loro per battere il calcio di punizione mentre si va a compattare il muro difensivo della Fiorentina che formerà appunto la barriera. Siamo già al 21esimo della ripresa, il risultato è di 4-0 in favore della Fiorentina, sconsolato di Francesco, ve l'abbiamo già detto. Adesso il Frosinone prova in qualche modo, non dico a riaprire la partita, ma insomma a mettere un segnale dentro questo match che a parte i primi 8-10 minuti non ha visto partecipare il Frosinone, schiacciato insomma dal gioco e dalla forza della Fiorentina. Insomma questa partita la differenza tra le due squadre è mezza. Vediamo nitida. Mario e Duccio la allora, barriera se funzionerà sì. Stavolta. Bravissimo. Ma non c'è Sottil. Vediamo chi parte. Mazzitelli, il tiro di Mazzitelli e il gol. Con deviazione in barriera, sì. Tra l'altro, sì. Giusto per dire. Vediamo minuto 21, 4-1, Mazzitelli. La deviazione di Milenkovic. La deviazione di Milenkovic è molto rammaricato. Spiazza Terracciano e 4-1. Mancano 24. Mandiamo la pubblicità, vai Federico. Eccoci qua di nuovo insieme, Lady Radio con Fiorentina 4, Frosinone 1, il gol di Mazzitelli su calcio di punizione poco fa e dunque il gol della squadra ciociara. Ci ricolleghiamo ancora con il Franchi e torniamo in cronaca. A voi Mario, Duccio. 23esimo della ripresa, gol dell'onore per il momento del Frosinone, Vettorenzo su punizione tirata bene da Mazzitelli ma deviata di testa Milenkovic, ha accorciato, ha ridotto insomma lo svantaggio, non è che ha accorciato, ha ridotto lo svantaggio. Adesso la Fiorentina conduce per 4-1, ricordiamo i gol di Belotti, di Conè di quarta nel primo tempo, di Gonzales nella ripresa, adesso Mazzitelli su calcio di punizione. Siamo al fine del minuto 23, la Fiorentina adesso deve controllare il match, il Frosinone come vi dicevamo prima è passato in una posizione in schema di 4-3-3 con Mazzitelli davanti alla difesa e c'è adesso l'interno, sono Brescianini a destra e naturalmente Gelli sul centro sinistra e quindi Brescianini e Mazzitelli con Gelli a sinistra, sotto punta c'è il novantato Renier e a destra c'è naturalmente il più forte giocatore del Frosinone che Sulè, 10 gol per lui in campionato fino a questo momento. Quarta, ricordiamo la Fiorentina giocherà mercoledì a Bologna e domenica invece al Castellani il derby con l'Empoli. La palla arriva a Iconè sulla destra, anticipato di testa addirittura da Valeri che regala la palla a Caiode, lancio in verticale per Iconè ma c'è Ocoli in vantaggio, ma Iconè arpione il pallone, si scontra involontariamente con Ocoli che all'altezza della propria bandierina sinistra caccia via il pallone, recupera Danca alla tre quarti del Frosinone, l'errore di Danca, spunta Sulè dietro il tocco per l'ex Viola Lirola, poi ancora Romagnoli, Turati, Lirola prova a uscire con ordine il Frosinone
pallone, ma errore di Lirola sull'attacco di Pelotti, che bravo Pelotti, palla che deve fare laterale, siamo alla destra difensiva del Frosinone, davvero piena di sostanza, di concretezza la prova di Pelotti, zero poesia, molta prosa. Il cross di Bonaventura che si è visto poco fino a questo momento, Ocoli rimette di testa fuori il pallone, poi adesso quarta in aria per Duncan, prova a cercare nel fondo, il cross è alto, bello, la caccia di Conè di testa per Beltrán che si aggiusta il pallone, prova a tirare la corbazione, la palla si impenna, c'è anche quarta che viene in qualche modo ostacolata a Mazzitelli, in modo regolare, esce poi Turati con le mani, servizio a favore di Reinier. Sbaglia tutto il numero 12 Frosinone, c'è il break di Caiode che parte da quattrocentista, accende il turbo, serve adesso Duncan a favore Bonaventura, cerca il destro Bonaventura, prova il tiro, no, serve Biraghi, cross nell'aria, non ci arriva il Gallo, non ci arriva il Gallo per un soffio, che bella azione, bravissimo Jack Bonaventura, molto bravo anche Biraghi con la palla raso terra dietro la linea difensore. Sì, bella palla di Biraghi, leggermente troppo forte per far sì che Belotti potesse deviare il pallone, però insomma la Fiorentina adesso ha anche spazio e gioca meglio, allo stesso tempo però quarta gira un po' per il campo perché va a chiudere l'azione, no? E credo che questo abbia fatto arrabbiare Italiano, e credo che quarta possa uscire per Comuzzo, sì, che è uno dei tre pronti a entrare insieme a Anzola e Arthur. Attenzione Frosinone con Caio Giorgio vicino al gol, la parata di Terracciano, tutto solo Caio Giorgio, minuto 26, che occasione clamorosa. Beh, Terracciano merita 7 anche oggi, sì. Ha fatto 3 parate notevoli, quindi anche questa è andato giù molto bene, però troppi errori, troppe occasioni concesse anche in questo secondo tempo, anche adesso linea difensiva larga, un conto è vincere la partita 4-0, un conto è vedere prendere 2 gol nel finale, sì. Insomma, cambierà poco per quelli che amano l'estetica, no? Ma insomma via. Allora lancio verticale per Conè, lo rincorre Valeri, spalla contro spalle, Conè li porta via il pallone, entra in aria da destra, vai Jonathan, dietro per Belotti, intuisce tutto Valeri, gliel'ha data male la palla e si arrabbia tra l'altro con Caiode e Bonaventura, 3 cambi per la Fiorentina. Allora minuto 27, vediamo chi è il primo a entrare. Allora esce Caiode, esce quarta ed entra Comuzzo, primo cambio, minuto 27, in realtà sarebbe il quarto o il secondo cambio la Fiorentina, quindi Comuzzo per quarta, Belotti, Penzola, eccolo là, ecco il Gallo, hai sentito, mi ha applaudito il Gallo Belotti, siamo già al 28esimo, terzo cambio Fiorentina, Penzola per Belotti, eccolo, e poi Duncan, e poi esce Duncan ed entra Arthur, minuto 28, quarto cambio Fiorentina, Arthur per Duncan, perfetto, allora eccoci qua. Dunque c'è questa rimessa, sì, sull'esterno che batterà adesso Biraghi. Vediamo come ci sistemiamo, perfetto, e Biraghi è alla destra difensiva del Frosinone, mette in gioco il pallone con le mani, siamo al 28esimo minuto della ripresa, Fiorentina 4 Frosinone 1, e adesso c'è Arthur all'indietro per Milenkovic è pronto a toccare il pallone a favore di Terracciano, il rinvio lunghissimo, colpo di testa di Conè che va a vuoto, e qui c'è il numero 32 Valeri che recupera il pallone, dunque al centro attacco c'è Enzola, sotto punta sempre Beltrán, a sinistra c'è Bonaventura, a destra c'è Iconè, per quanto riguarda la difesa abbiamo Comuzzo centro sinistra e Milenkovic centro destra, e quindi insomma siamo a 4 cambi per la Fiorentina e 4 anche per il Frosinone, quindi hanno un cambio ancora a disposizione i due allenatori, siamo dentro il minuto 29 della ripresa, Fiorentina 4 Frosinone 1, e naturalmente la Fiorentina ha tutto l'interesse di rallentare la manovra, quindi Terracciano si prende tutto il tempo necessario per rimettere questo pallone lunghissimo, e infatti il rinvio arriva addirittura alla tre quarti
bassa del Frosinone, prova Enzola a lottare con Romagnoli, poi Lirola sbaglia il rinvio, prende mamma il corpo mia. Di Enzola, mamma mia Lirola che ha fatto il lancio in verticale, c'è Comuzzo, attenzione anticipo su Caio Giorgio, Comuzzo si allarga, buono l'alleggerimento per Terracciano che non può rischiare e tocca il pallone a favore di Caiode che dribbla con personalità adesso Gelli e poi prova a seguire a destra con Emmala, per la palla con è in campo, incredibile, ha tenuto sulla linea del perimetro di gioco, visto che Conè che ha giocato davvero un'ottima gara, ma insomma Conè considerando gol e assist per me vale 7,5. Dunque riparte adesso Mandragora che commette fallo ai danni di Brescianini, calcio di punizione, batterà Romagnoli alla tre quarti centrale del Frosinone, siamo dentro la mezz'ora, un quarto d'ora più recupero alla fine per portare a casa una vittoria che è importantissima, che potrebbe dare l'inizio a una settimana davvero decisiva, che quello di Bologna di mercoledì alle 19 sarà un autentico e vero scontro per l'Europa, quindi la Fiorentina tra l'altro all'andata ha vinto, quindi è in vantaggio sugli scontri diretti, ha eliminato il Bologna anche in Coppa Italia, ma quello poco interessa, e invece interessa molto per il campionato il fatto che abbia vinto all'andata, quindi paradossalmente ha due risultati su tre la Fiorentina a disposizione al Dallara, andrebbe bene anche un pareggio per regolare almeno il confronto degli scontri diretti con il Bologna, anche se molto dipenderà da quello che farà il Bologna con il Lecce oggi, perché se dovesse fare un passo falso e la Fiorentina dovesse arrivare avanti rispetto al Bologna allo scontro diretto, un pareggio sarebbe importante per rimanere, per certo, far rimanere dietro il Bologna oltre agli scontri diretti, altrimenti ci sarebbe un pareggio e scontri diretti sono sarebbe a favore della Fiorentina, però rimarrebbe comunque dietro, certo, in classifica al Bologna. La Fiorentina deve andare per vincere, su questo non ci sono dubbi, però insomma se guardiamo, io ipotizzo Duccio un avvio con la grande ammucchiata, sì, quindi e quindi la classifica avulsa diventa importantissima, e se intanto la Fiorentina comincia a chiudere i conti con il Bologna meglio stiamo. Biraghi in verticale, Brescianini va a catturare il pallone, c'è un errore poi in mezzo al campo del Frosinone, recupera Arthur che amministra, scambia con Jack Bonaventura, riparte uno dei tinori della Fiorentina che è Arthur per Biraghi, palla avanti, palla indietro, Arthur, Bonaventura, palla avanti, palla indietro, ancora Arthur, adesso indietro, Milenkovic, Caiode si fa vedere a destra, anzi scusate, Comuzzo si fa vedere a destra Caiode, ma viene ignorato da Comuzzo e quindi ci pensa Mandragora e poi anche adesso Caiode a destra a favore di Conè, di Conè nel breve per Beltrandi in veste di alla destra vicino alla rigore Frosinone, torna indietro dei quarti centrale del Frosinone, minuti 32, l'ultimo cambio del Frosinone sarà Khedira, sarà Khedira, sì, che diciamo è del Napoli prestato al Frosinone, sì, ed è uno dei di coloro che De Laurentiis ha individuato come giocatore preso dalla seconda squadra, cioè il Bari. Esce Gelli, facendo infuriare tutto il popolo barese, esce Gelli, siamo al 33, quindi quinto ed entra cambio Khedira. Frosinone, dunque Khedira per Gelli, ecco qua, e dunque ci siamo, allora il tentativo adesso di rimettere in gioco il pallone con le mani a parte il Frosinone, siamo venuto 33 della ripresa, Fiorentina saldamente in vantaggio 4-1 contro il Frosinone, diceva giustamente Federico Santoni a studio, era da ammarassi, no? Che non c'era un parziale così, dico bene Federico? Sì, sì, mi sembra ricontrollando che fosse proprio campionato, così, dico. Sì, sì, in campionato, sui mentre tre gol in Coppa Čukarički, sì, Čukarički all'andata, sì, tre gol nel primo tempo, ma esatto, in campionato non ci sono discussioni, quindi faceva molto caldo, era agosto, era ammarassi, la prima di Gilardino disastrosa per il tecnico ex Viola che poi invece sta firmando un campionato meraviglioso col Genoa. Arthur in mezzo al campo, poi Brescianini, tocco di Mazzitelli in tra le linee, ci prova adesso Renier a manovrare questo pallone, però non sa che servire, torna sempre sul solito Mazzitelli che ha un po' la sicurezza, perde il pallone Mazzitelli sul fallo di Arthur, c'era anche Mandragora lì, vabbè, calcio di punizione in favore del Frosinone, siamo al minuto 34 del secondo tempo, 4-1 il vantaggio viola, riparte da sinistra Valeri che ha giocato tanti palloni, il cross libera Biraghi di destro ma sbaglia, non è il suo piede e concede un altro corner al Frosinone che ne ha battuti esattamente 5, la Fiorentina 2 invece, quindi è incredibile trovare la Fiorentina in svantaggio nel conto dei corner, è quella che si definisce una notizia in gergo. Batterà il numero 32 Valeri dal fronte sinistro attacco, attende il piazzamento dei compagni,
ecco il cross molto alto, Milenko testa mette fuori, va a recuperare il pallone che tira, nuovo entrato, se la vede con Comuzzo, fronte a questo attacco del Frosinone, cerca il lato corto della rigore della Fiorentina, scambia con un compagno, poi ancora il tentativo di Lirola, linea di fondo, il cross è buono, Renier di testa e la palla sorvola la traversa di Terracciano. Ci fermiamo, dovremmo avere l'ultimo break, Federico. Sì. Lady Radio, le conclusioni di Conè di Bonaventura con la Fiorentina che si mangia al 5-1. Mario Duccio dal Franchi. Sì, eccoci qua. Allora, il rinvio adesso del portiere Durati e poi la palla arriva in mezzo al campo, va via Bonaventura. Ecco qua Bonaventura, l'apertura al limite dell'area e poi c'è il tentativo adesso di Comuzzo. Le recupera Nzola, sulla corsia di destra, Nzola tre quarti per Bonaventura. Bonaventura va a servire Nzola e Nzola adesso tocca per Arthur a destra a favore di Caiode. Siamo al minuto 37 del secondo tempo, Fiorentina 4, Frosinone 1, ma nel momento non collegato la Fiorentina ha avuto una doppia occasione, prima con Iconè che ha sbagliato davanti al portiere, poi un Bonaventura che non ha trovato lo specchio in piena area di rigore e poteva essere un gol davvero facile. Beltran per Iconè, area di rigore del Frosinone, da destra, limite dell'area, ne esce un po', tocca ancora per Arthur, servizio per Caiode, vediamo un cross buon, bello il cross di Caiode, colpo di testa di Mandragora e la palla che sfiora il palo sinistro, colpo di testa di Mandragora e la palla che esce davvero di pochissimo. Entra anche Barak, esce il numero 9 Beltran. Bella partita di Beltran, sì. Convincente. Minuto 38, quinto cambio Fiorentina, quindi Barak per Beltran. Ovviamente non cambia niente da un punto di vista tattico perché Barak si mette lì a fare il trequartista alle spalle stavolta di Nzola e devo dire Beltran insomma una prestazione stavolta non condita dal gol come nelle ultime, però condita da un grande lavoro accanto a Belotti. Certo, ecco qua. Allora c'è il rinvio di Turati, tra pochissimo, minuto 38. Qualche messaggio allo studio, Federico? C'è messaggi dei nostri ascoltatori che facevano riflessioni generali, ad esempio Max Novoli, ma siamo sicuri che Quarta sia un difensore? E poi un altro scrive, allora così gioca una squadra con un vero attaccante interessante, facendo riferimento ovviamente a Belotti che poi è uscito dal campo, e chi scrive come Emanuele da Grosseto, la difesa resta però un problema, ci aveva scritto l'ascoltatore poco dopo l'occasione che aveva avuto anche Caio Jorge per quanto riguarda il Frosinone dopo il gol di Mazzitelli. Eccola Barak, linea di fondo, spunta anche Bonaventura, lottano il giocatore della Fiorentina, fischia il direttore di gara e vediamo, ci avrebbe messo un calcio punizione in favore della Fiorentina, ha recuperato la Barak. Siamo dentro il minuto 39, Federico, della ripresa, 4-1 per la Fiorentina e tra pochissimo batterà il calcio di punizione per Iraghi. Questo è veramente un corner corto perché siamo vicini alla bandierina, più vicini alla bandierina che al lato corto di destra dell'area di rigore
del Frosinone, però insomma guadagna almeno un paio di metri Biraghi, considerando il buon sinistro che ha il capitano della Fiorentina, se la mette bene è una bella occasione. Biraghi, cross, palla nel mucchio di testa, spunta Romagnoli che la mette fuori, Biraghi lascia che esca al perimetro di gioco, ecco la curva Fiesolo, la sciarpata che chiude l'incontro, di solito insomma viene fatta all'inizio e alla fine della partita, bellissima la sciarpata della Fiesa, minuto 40, sono silenti ormai da molto tempo i tifosi del Frosinone, ma insomma anche gli altri settori dello stadio sono abbastanza in silenzio per la partita, insomma dovrebbe essere conclusa. Sì, dovesse finire così negli ultimi 6 minuti, sarebbe il secondo Fiorentina-Frosinone che si conclude 4-1 all'ora di pranzo. Attenzione Mario, a te. Buonaventura, cross per Izzola, no. E non sbaglia il gol, poi ci prova Barak, no. E rete di Barak, aveva sbagliato in Zola, minuto 40, e gol di Barak. Aveva sbagliato un gol clamoroso. Zola, nulla. Si dispera Duccio Zola di... calciando contro il palo, insomma, ha dato una pedata al palo, quindi evidentemente ci teneva a segnare. Sì. Zola. Barak, il 5-1. Beh, insomma, adesso è finita. Io credo che l'arbitro, se ha buon senso, non dà neanche il recupero, ragazzi. Dunque, vediamo l'azione, un cross da sinistra di Bonaventura, molto bello in Zola con la parata di Turati, poi arriva Barak, non so se c'è un tocco finale anche di Ocoli, vediamo, c'è un rimpallo e viene tradito dal rimpallo di un giocatore del Frosinone, il portiere ci prova appunto Barak di testa, non so se addirittura c'è il Mazzitelli, non so se addirittura è autorete di Mazzitelli, non lo so. Quasi. Potrebbe essere autorete Mazzotelli. Federico controlla anche da studio, sconsolati presidente e dirigente del Frosinone in tribuna, un 5-1 che non lascia discussione. Vediamo la grafica a chi viene dato il gol, no, viene dato a Barak. A Barak anche la Lega conferma. Bene, bene, Barak. Secondo me Mazzitelli ha disturbato Barak o comunque l'ha toccato anche lui, ha provato nel stesso tentativo di... Adesso c'è un problema per Ocoli. Allora, intanto sì, vado su aggiornamenti extra Fiorentina. Liverani ufficialmente il nuovo difensore della Bene. Sampdoria, mentre a Cagliari Claudio Ranieri aveva presentato le proprie dimissioni, no, ma i giocatori lo stanno facendo desistere, dicendogli che non è colpa del mister e che la ruota prima o poi girerà. Questo è un caso di squadra che chiedono all'allenatore sì, di rimanere, insomma, molto molto particolare. Non so se adesso ci saranno dei cattivi pensieri anche per Di Francesco dopo questo tracollo, ma insomma Frosinone. Però comunque il gesto di Ranieri va, debba approfondito con calma, perché o è concordato col presidente, l'aveva difeso in modo incredibile ieri, o ha colto lui dei segnali dello spogliatoio, non gli piacciono, allora ha voluto lanciare un messaggio forte, benissimo, allora se siete con me io faccio le scelte come sempre, più di sempre, voi dovete accettarle, no? Occhi chiusi, senza bocca chiusa, senza commentare. E beh, gesto nobile comunque di Ranieri. Barak, appena entrato in campo, ha segnato il quinto gol, viene avanti ancora Barak, davanti a sé il numero 6 Romagnoli, torna indietro Bonaventura, siamo dentro il minuto 43. Io ripeto, se l'arbitro Federico ha un po' di buonsenso non dà neanche il recupero, ma sarebbe una cosa più che giusta, sì. Così andiamo subito col dopo partita, lo ricordo, con Federico Sartoni, Leonardo Petri, poi che abbiamo come commento tecnico dopo partita, Federico? Roberto Pruzzo, poi tra poco Roberto le pagelle Pruzzo, anche conduccio, e vi daremo tutti gli aggiornamenti Manzoni, anche con le parole del certo, mister dalla sala stampa. Certo, benissimo, quindi Fiorentina che sale a quota 37, aggancia la Lazio in attesa di conoscere il risultato del Bologna e dunque riparte adesso, poi ci sono le altre partite, c'è anche Milan-Napoli da disputare, insomma ci sono diverse partite che possono riguardare la classifica, però insomma se pensate che era nona, ieri sera Fiorentina a un certo punto... Beh, sono tre punti presi alla Roma. Sì, sono tre punti presi alla Roma, non c'è dubbio. Che ha perso meritatamente con l'Inter, che ha giocato un secondo tempo pazzesco. Riparte adesso Biraghi, il cross in area rigore per Inzola, Barak ci prova ancora in testa sulla linea, para Turati, però c'è una cosa la dobbiamo dire, Barak gioca pochissimo, ma il senso del gol Duccio non lo perde mai, no, non mai, lo perde mai. Assolutamente. Questa è la dimostrazione che i gol li fanno sempre gli stessi, sì. Non c'è niente da fare, non gioca quasi mai Barak, però è sempre lì quando c'è un'azione. Allora noi abbiamo 43 minuti e esattamente 30 secondi sul cronometro di Lady Radio proprio in questo istante, quindi mancano
90 secondi alla fine del tempo regolamentare, secondo me anche alla fine della partita. Riparte adesso il Frosinone, Renier sbaglia tutto, chiude bene Comuzzo in fallo laterale anche se la voleva dare in avanti, ma insomma forse tradito da un rimpallo della Zolla, da un rimbalzo maligno. Va il Frosinone, adesso difensiva della Fiorentina a rimettere in gioco il pallone, sarà Valeri che ha corso tantissimo a questa partita. In area di rigore il tentativo di servire un compagno, poi interviene Baracca quasi al limite della rigore, si sposta sulla destra, torna indietro per Caiode, spazza via il pallone Caiode per Enzola, anticipato da Ocoli, di petto Mandragora fa un grande lavoro in mezzo al campo, amministra il pallone, poi va a cercare Comuzzo, Comuzzo allarga per Biraghi, Biraghi torna su Comuzzo, viola lei, la Fiesole chiama tutto lo stadio a incitare la Fiorentina, a ringraziarla per questa partita perentoria. E poi Caiode un po' fortunato fa rimbalzare la palla sullo stinco di Renier e sa andare in via. No, c'è il recupero, Ducci. C'è il recupero che vedo il quarto uomo è pronto a segnalarlo. Ma ora lo devono dare anche per protocollo, secondo me. Cioè, non parte per quanto fosse. Però io anche l'anno scorso ho visto in un paio di occasioni, se non ricordo male, proprio non dare il recupero. Però insomma, vabbè. Da regolamento va dato, ci mancherebbe altro, però è un, come dire, un allungare il supplizio alla squadra che naturalmente non può recuperare, solo per questo. Tre minuti di recupero, benissimo. Allora si finisce al 48esimo, riparte adesso il Frosinone con Sulè, il tocco a favore di Brescianini che cerca gloria sulla destra, interviene Mandragora scivolata, tiene la palla in campo, scatta a contropiede della Fiorentina, però c'è un giocatore Frosinone a terra, si potrebbe fermare la Fiorentina, non si ferma, viene avanti ancora Baracca, tocco per Bonaventura, in area ancora per Baracca, il cross ribattuto da Romagnoli, Baracca se ne accorge mette fuori il pallone, vediamo un po', tocco per Mandragora, torna indietro, lascia Mazzitelli che di rialzarsi, ma non c'è nulla di grave perché vedo che sta parlando da terra seduto Mazzitelli che si rialza, però insomma la Fiorentina non ha buttato fuori la palla ma ha atteso che si rialzasse Mazzitelli, infatti Biraghi torna indietro. Beh, comunque una sorta di fair play anche questo, adesso vogliamo, è un fair play intelligente se mi fassi la definizione. Caiode, Arthur attaccato da Brescianini in mezzo al campo, se n'è andato il primo dei tre minuti di recupero consegnati a Feliciani, a margine questo secondo tempo che vede la Fiorentina in netto vantaggio sul Frosinone 5-1 qui al Franchi, questa 24esima giornata di campionato. La Fiorentina ne ha giocate però 23, lo ricordiamo, perché recupera a Bologna mercoledì alle 19. Siamo dentro il minuto 47, va a battere adesso, ha munito Enzola, munito Enzola, sì, non so perché, forse io credo per protesta. Minuto 47, ricordiamo Mario, non so se Conduccio l'avevi detto, c'era stata un'altra ammonizione in precedenza per Terracciano per perdita di tempo, quindi non so se l'avevate copiata dopo il gol di Mazzitelli, un paio di minuti dopo il gol di Mazzitelli abbiamo seguito Mazzitelli e il replay, non abbiamo visto per presunta perdita di tempo, visto che lo sottolineava anche un ascoltatore, anche io non mi ricordavo se l'avevate poi ricordato in cronaca. Ammonito Terracciano, allora riparte Barak, ecco il tocco a favore di Arthur, l'apertura per Iconè. Siamo dentro gli ultimi 60 secondi della partita, la Fiorentina deve gestire la partita, ricordiamo che è stato preso anche un incrocio dei pali da Beltrán nel primo tempo, quindi sono 5 gol e un incrocio dei pali più alcune occasioni. Inzola, difficoltoso il controllo, intanto vi ricordiamo i gol, al 16esimo è passato in vantaggio la Fiorentina con il primo gol di Belotti in viola, grandissimo assist di Conè, al 19esimo è andato in gol con esso assist di Duncan. E poi c'è stato il 3-0 di quarta su cross di Biraghi assegnato dalla goal line, e poi c'era stato appunto l'incrocio dei pali colpito da Beltrán al 12esimo. Per quanto riguarda la ripresa, subito in gol la Fiorentina all'ottavo con Gonzales, ancora assist di Duncan, al 21esimo gol su punizione di Mazzitelli quando poi è stato ammonito Terracciano, leggera deviazione di Milenkovic di testa, e poi il 5-1 è arrivato esattamente al 40esimo con Barak. Ecco che finisce la partita, Fiorentina batte Frosinone 5-1. Prima di restituire la linea allo studio ricordiamo che la Fiorentina sale a quota 37 in classifica, quindi dopo la batosta, dopo la disfatta di Lecce con due gol presi in 4 minuti, la Fiorentina torna alla vittoria, era importantissimo, quindi tutti compatti, squadra che è citata dal pubblico, primo gol di Belotti, settimo
stagionale, insomma, davvero davvero una bella Fiorentina. Frosinone poca cosa, con questi 5 gol diventa in solitaria la peggiore formazione in difesa del campionato, 52 gol subiti dal Frosinone, è veramente una cifra incredibile. Dunque state con l'Edi Radio per un lungo dopo partita, ripariamo il finale, Fiorentina batte Frosinone 5-1, linea a Federico Sartori. Grazie, riprendiamo la parola dallo studio centrale, 14:27 minuti, l'Edi Radio, entriamo nel post gara di Fiorentina 5, Frosinone 1 con i gol di Belotti, di Conè, di Quarta, di Gonzales e di Baracca per quanto riguarda i Viola, e con lo spazio per voi ascoltatori che si apre tra poco con Leonardo Petri che sarà con noi, con anche Roberto Pruzzo che recupereremo nel corso della seconda parte del post partita. 3925727775 sms whatsapp, 0555727337 per le vostre telefonate in diretta. Ci fermiamo qualche istante e poi apriamo il nostro dopo partita. Io credo che oggi tutti hanno dato una risposta al mister italiano, tutti i giocatori che sono entrati in campo, a partire dall'imbatto di Belotti, a partire da Arthur che è ritornato, tutti, anche Nzola nel suo piccolo, però buona reazione, ora dobbiamo solamente continuare così per tutte le altre partite, comprese le coppe. Forza Fiorentina, Marcello da Bologna. Il primo dei tanti messaggi che tra poco ospiteremo nel corso del post partita che si apre adesso, l'Edi Radio, Federico Sartoni che vi sta parlando, dopo il 5-1 Viola al Frosinone con i gol di Belotti, di Conè, di Quarta, di Gonzales e di Barak, andiamo a salutare in collegamento con noi Leonardo Petri. Ciao Leonardo, buon pomeriggio. Salve a tutti, buon pomeriggio a tutti. Leonardo, non c'è stata partita perché poi insomma alla fine, a parte qualche timore nei minuti iniziali, poi Frosinone che ha segnato su punizione grazie a Mazzitelli e una barriera forse ancora una volta imprecisa, ci dirai, insomma i segnali positivi arrivano da questi tre punti ritrovati, da un attacco che insomma stasera sicuramente fa sorridere quest'oggi e che ha ritrovato un po' tutti i vari protagonisti in gol, come detto Belotti, c'è stato un Iconè in versione non soltanto uomo gol ma anche assist man. Insomma, dici tu che cosa hai visto in questo Fiorentina Frosinone? Io sono d'accordo, è una vittoria importante per come è venuta quella goleada che c'è stata. Questo permette di migliorare le statistiche offensive, da fiata italiano che mi pareva in settimana fosse accerchiato, è arrivata secondo me anche eccessiva dal punto di vista numerico, perché il Frosinone è una squadra che gioca a calcio, gioca anche bene volendo, ma ha una fragilità e una totale mancanza di peso, di forza, e questo potrebbe farla diventare una candidata alla retrocessione, te lo dico, perché nel momento in cui le partite diventeranno battaglia, questo Frosinone non mi pare sia attrezzato per la battaglia. È importante, abbia segnato subito Belotti, e vediamo e dovremo capire se la scelta di Beltrán
che oggi mi è parso fra i meno brillanti, dietro Belotti, sia una scelta definitiva. La Fiorentina è in una fase di grande trasformazione, anche quello dobbiamo capire se dipende dalla precarietà fisica di qualcuno, dei suoi protagonisti. Oggi Dio ha giocato, ma si vede che non è al 100%, per la partita di oggi è bastato questo Dio, Arthur non è riuscito a giocare, lo stesso Bonaventura. Fiorentina pressa molto meno, quasi più, difende molto più bassa, utilizza il centrocampo solo per incontrare e non per costruire, e quindi è una Fiorentina molto diversa rispetto a quelle fiorentine doc di italiano. Vedremo anche qui se durerà. La difesa, stando più bassa, ha presentato qualche limite, perché Martinez quarta non fosse per il gol sarebbe gravemente insufficiente, mentre oggi credo il migliore sia stato Ione, e ci fosse sempre Valeri dalla sua parte, voglio dire, perché onestamente Iconè oggi è stato grande protagonista. E quindi bene, che devo dire? Cioè, se noi bene, perché questo successo dà tranquillità, dà morale, migliora la classifica, non cambia gli equilibri ovviamente, ma questo nessuno pensava che una partita col Frosinone potesse cambiare gli equilibri. Ma perlomeno adesso mettiamo a 2 giorni per preparare il Bologna con un po' più di serenità. Leonardo, ci regali un focus proprio sulle impressioni che hai ricavato da Belotti, perché era la sua prima da titolare, insomma, impressioni che sono state positive anche per quanto ci hanno scritto gli ascoltatori, dicendo insomma si vede la differenza con Zola, finalmente un centravanti, finalmente insomma c'era sulle palle sulle quali serviva esserci, quindi mi interessa un tuo giudizio. Sono d'accordo, sicuramente si vede la differenza con Zola, sicuramente è un centravanti più solido rispetto a Zola, è uno che vive l'area meglio di Zola, ma ragazzi questo ci portava, ci vuole a poco, si sapeva, non è questo il tema. Il tema resta capire quanto Belotti possa trasformare la Fiorentina, non quanto Belotti sia meglio di Zola. Che Belotti sia meglio di Zola, un po' meglio di Zola, molto meglio di Zola, questo è un dato di fondo, cioè si sa, non c'è bisogno della partita di oggi. Il discorso è quanto Belotti potrà trasformare la Fiorentina. Io su questo ho qualche dubbio in più, ti devo dire la verità. E i dubbi la partita di oggi non me li ha affogati per il momento, nonostante Belotti abbia giocato un'ottima partita da centravanti. Dicevi di una Fiorentina, Leonardo, in trasformazione, poi andiamo da Duccio che è pronto anche con le pagelle. Ecco, quanto passa la sua metamorfosi, trasformazione, da quello che deve ritrovare sul piano del gioco? Perché tu hai descritto poco fa una Fiorentina un po' diversa, no? Con il centrocampo che non costruisce, con un baricentro un po' più basso, però che cosa qual è il mix giusto che italiano deve fare? Il guardando giusto, il mix alle giusto prossime è di ritrovare Arthur, di ritrovare Bonaventura, anche se ora c'è questa questione aperta con Beltran, di ritrovare il Dio migliore, di avere meno disattenzione difensiva, le cose di sempre che oggi non sono superate. La Fiorentina ha solo queste armi, di ritrovare tutti e di tornare ad essere la Fiorentina aggressiva che era prima, perché una Fiorentina passiva come oggi, per esempio, se nei primi 10 minuti il Frosinone si è presentato 2 o 3 volte davanti al portiere, mm-hmm. e questo contro una squadra di spessore superiore diventa pericolosissimo, quindi mm-hmm. ti ripeto, prendiamo e godiamo per questa vittoria, ma questa vittoria non fuga nessun dubbio, la Fiorentina ha detto un cantiere aperto e quindi vedremo che succede nelle prossime gare. Andiamo da Duccio che ci ascolta, Leonardo. Duccio, ben ritrovato intanto. Eccoci qua, ciao Federico, ciao Leonardo, con Belotti che si sta prendendo gli applausi della curva o comunque di chi è rimasto in curva a guardare fino alla fine la partita, a godersi la vittoria. Io direi di andare con le pagelle, così ne discutiamo con i nostri ascoltatori. Partirei da Terracciano che prende un bel 7, sembrerà strano per una squadra che ha vinto così tanto, però Terracciano fa 3 parate decisive, la prima su Caio Jorge, la seconda e la terza sempre su Caio Jorge, non sono decisive quelle altre due ma sono stilisticamente belle, quindi insomma lo premiamo. A Caiode diamo 6,5 per una prova ordinata condita da una giocata che magari ruba l'occhio a pochi ma che è importante. Nel secondo gol di Iconè lui gli porta via lo spazio con una sovrapposizione, Iconè può calciare trovando anche la deviazione di Okoli, quindi 6,5 a Caiode, 6 a Milenkovic, e non è sicuramente
solo per la deviazione sfortunata sul gol della bandiera del Frosinone. Comunque una gara applicata, quella del centrale serbo. Sono d'accordo con quanto diceva Leonardo su Quarta, il cui voto è 6,5 solo ed esclusivamente per il gol del 3-0, perché in fase difensiva ha combinato una serie di errori che potevano costare cari, soprattutto quello dopo pochi minuti di gioco che poteva spalancare la porta a Caio Jorge se non ci fosse stato Terracciano. A Biraghi diamo 6,5 per il calcio d'angolo con cui Quarta ha segnato, e per una prova tutto sommato positiva, perché su lei ha fatto un paio di sgroppate a inizio partita, poi si è eclissato. Anche nel secondo tempo Biraghi è stato bravo anche nell'arrivare due volte al cross. Sui centrali centrocampo 6 a Mandragora, una partita ordinaria come gli aveva chiesto Italiano, condita da quell'errore abbastanza clamoroso anche al portiere su assist di Belotti. 6,5 a Duncan per l'assist a Nico Gonzalez e per qualche spolverata in più di regia. Poi sulla tre quarti sicuramente il migliore in campo, come diceva Leonardo, è Koné, che prende 7,5 per il gol e l'assist e per l'intraprendenza che soltanto poche altre volte aveva fatto vedere. Beltran, sentivo Leonardo che in quella posizione non lo ha apprezzato particolarmente, però secondo me oggi è andato benino Beltran lì, quindi 6,5 anche a lui. 7 a Gonzalez per il gol, ne poteva fare un altro nel primo tempo ma era forse ancora un po' arrugginito dal rientro dall'infortunio. 7 al Gallo Belotti per il gol da centravanti vero, poteva essere gol e assist se Mandragora avesse vanificato la sua giocata. Insomma, centravanti che si potrà discutere, ma che è centravanti rispetto a tutto quello che il comparto dirigenziale ha portato negli ultimi anni post Vlahovic. Di centravanti lì ce n'erano pochi. E poi andiamo con i subentranti che valgono tutti 6, darei un 6,5 di incoraggio a Barak perché ha segnato il gol del 5-1. Voler essere Pignoli, in Zola dovrebbe prendere 5,5 per il gol che ha sbagliato, però siccome la Fiorentina ha vinto 5-1 non diamo insufficienze a nessuno, diamo invece 7 a Vincenzo Italiano, perché insomma questa Fiorentina ultra offensiva paga, nonostante insomma i primi 10 minuti appannaggio del Frosinone, una larga vittoria anche nel risultato, insomma 3 punti che rilancia la Fiorentina in zona Europa, e quindi motivi per sorridere ce ne sono in questa domenica, e motivi per dare 7 al tecnico ce ne sono. Ricordando anche una cosa che insomma abbiamo sottolineato anche il cronaca, che dopo lo striscione, quello del frigo della Fiesole, ci sono stati cori per Vincenzo Italiano, e mi sembra una cosa molto molto bella, perché molto spesso se c'è qualcosa a cui attaccarsi per criticare questa Fiorentina si va dritti all'allenatore, nascondendosi dietro agli altri errori che sono stati fatti dalla dirigenza e da chi sta sopra Italiano. Quindi queste sono le nostre pagelle, con la nota a margine anche sul coro della Fiesola. A voi Federico. Sì, grazie Duccio Mazzoni anche per quanto riguarda le valutazioni. Insomma, ci sta, credo, Leonardo, no, quest'oggi ricevere valutazioni insomma positive al rialzo per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina. E quindi, prima di ascoltare Belotti che mi segnala Luca Paradisi è pronto dalle TV, insomma dici un po' anche la tua su questi giudizi. Allora, e cosa ti ha colpito? In linea di massima, dopo un 5-1 c'è poco da dire, nel senso, io non ritengo 6,5 quarta, ma il terzo gol, che non è un gol decisivo, gli posso far valere il 6 per i disastri difensivi che ha fatto oggi. Lui, conduccio, io divergo sempre sulla questione degli assist, perché definire assist la zuccata di Duncan per il gol di Nino, assolutamente Duncan non ha cercato Nino, Duncan ha tirato una testata per buttarla di mezzo e Nino di lì ha tirato fuori un destro al volo sotto la traversa. Ora, francamente, premiare Duncan per l'assist, quello era una zuccata, non c'è Nino a fare la giochezza, quello era una zuccata, quindi non sono d'accordo. E poi Zola anche oggi, sì, in effetti mi dispiace quasi, ma insomma, visto come si è arrabbiato, si è arrabbiato, una munizione gratuita, perché si vede il ragazzo in grande confusione, ma ora arriverà molto poco, e quindi da questo momento in poi, diciamo, il capitolo Zola almeno fino a giugno credo sia, se non chiuso, Leo, è parecchio ridimensionato. Sentiamo insieme Nico Gonzalez e poi abbiamo anche Belotti da recuperare. Nico live a Sky Sport. No, invece eravate caduti, ecco, mi ha dato un bel assist però Giorgia, perché eravate caduti, no? Questo inizio di 2024 vi ha fatto un po' perdere delle certezze. È la vittoria che ci voleva questa, Nico? Sì, avevamo bisogno di questa vittoria, tanto tempo che non vincevamo una partita. Ma questa settimana abbiamo lavorato tanto per fare una bella prestazione, io penso che l'abbiamo fatto, 5-1 non è facile farla, quindi niente, sono contento perché la squadra ha dimostrato
che siamo capaci di riuscire. Intanto ti chiedo come stai, perché insomma sei rientrato dal primo minuto, hai giocato anche per parecchio, hai segnato e anche con Belotti, c'è una scena bellissima, hai applaudito Belotti, non so, 5-6 minuti quando ha fatto gol. Mi dici come si sei trovato con lui? Sì, tanto tempo che non giocavo del primo minuto, dell'inizio, ma no, sono contento perché oggi mi ha toccato iniziare la partita e ho fatto gol, la squadra ha vinto. Poi Gallo dimostra sempre, c'è voglia di vincere, dimostra e fa gol, quindi niente, mi fa piacere giocare con lui. Giorgia. Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi hanno un po' di domande per Nico. No, tu sei il campione della Fiorentina, sei il giocatore più forte, sei il giocatore che fa gol, sei pronto a tornare a sinistra. Oggi da sinistra hai avuto un'occasione sul sinistro di Piatto, l'hai aperta troppo e la seconda l'hai fatta, perché come tu volevi giocare a sinistra, no? Quando sei arrivato in Italia, ti piace tornare a sinistra, potrebbe essere la collocazione di questa seconda parte di stagione. Sì, mi ricordo che io appena sono arrivato a Firenze il mister mi ha chiesto di dove mi piace giocare, io le ho detto sempre alla sinistra, ma poi lui ha deciso di mettermi alla destra in un momento. Certo che mi sono abituato a giocare alla destra, mi piace di più, ma io lavoro per la squadra, se devo giocare sinistra, destra, punta, lo faccio sempre dando una mano alla squadra, ma niente, ho sbagliato oggi, sì, di sinistra, poi di destra, ancora ce l'ho, pensavo di no, quindi niente, sono contento. No, anch'io volevo sottolineare quello che ha detto Marco, ovvero che tu sei la Fiorentina, mi ricordo ancora come hai annunciato il rinnovo del contratto e questo è bello, le cose belle vanno, la tua gioia di continuare con la maglia della Fiorentina. Io ti faccio una domanda più semplice, proprio facile facile, come tirerai il prossimo rigore? Sì. No, oh, come lo vado sempre, non devo cambiare. Io sono così, quindi se mi tocca sbagliare ancora, io non sono un robot, quindi posso sbagliare. Quello serve per imparare un po' di che oggi tutti i portieri guardano il rigorista, come calcia la palla. Io devo stare preparato. Di destro no, di destro come hai fatto gol oggi all'incrocio no però. Ancora che sto vedendo il gol, non lo so, penso di calciare con il destro, forse sì. grazie Nico Gonzalez e a presto. E questo era Nico Gonzalez, andiamo da Leonardo Petri anche a commentare quello che ha detto Nico, che cosa ti ha colpito e poi sulla posizione Leonardo, perché mi interessa anche il tuo giudizio su Nico Gonzalez versione a sinistra piuttosto che a destra. Ecco, tu che dati hai ricavato da questa partita? No, questo è l'elemento più importante, quando lui dice che vuole giocare a sinistra e che poi per varie vicissitudini l'italiano lo ha messo spesso a destra, ma l'indicazione è che lui vuole giocare a sinistra e mi sembra un dato non di poco conto. Vedi, sono talmente poche le domande calcistiche, sono talmente poche le volte in cui un calciatore può parlare di calcio che questa roba qui di Gonzalez aspettavamo da 2 anni ce la dicesse. Quindi questo è il primo dato. Il secondo, Marocchi ha detto una sciocchezza quando dice che Diego Gonzalez è la Fiorentina. Non è assolutamente così. Diego Gonzalez è stato fermo 2 mesi e mezzo, sta rientrando ora, non è al top. Senza di lui la Fiorentina ha vinto, non ha perso. Ha fatto un filotto, ha fatto un grande piazzamento a gennaio, non c'era, perché da fine ottobre, primi di novembre fino a Natale Diego non c'è stato. E la Fiorentina è riuscita anche senza Diego a vincere le partite, quindi credo sia molto scorretto nei confronti di chi ha tirato la carretta quando non c'era Nico dire che Nico è la Fiorentina, non è così forte e così continuo da essere la Fiorentina. I nostri ascoltatori che tra poco ricoinvolgiamo, non so se subito Luca vogliamo mandare anche il Gallo Belotti da Sky, così lo commentiamo con Leonardo. Cosa c'è da raccontare di questa giornata? No, è stata una giornata fantastica. Segnare subito, poi sotto la curva, è stato veramente bellissimo.
La cosa però importante era tornare a vincere, che era un periodo dove non vincevamo, e anche a divertirci. E quello, fare 5 gol in casa significa che comunque ti sei divertito, hai giocato bene, e questa penso che sia la cosa più importante di oggi. Senti, guardandoti no giocare, anche io ho visto un Nico Gonzalez che ti ha applaudito circa 10 minuti credo quando hai segnato, però la cosa che mi veniva in mente, la Fiorentina aveva bisogno di te e forse tu avevi bisogno della Fiorentina, cioè vi siete trovati? Siete trovati, io sono arrivato, ripeto, da poco. No, ma dico proprio per te. Sapevo che avevo bisogno di una squadra che comunque mi facesse esprimere, e quando c'è stata questa opportunità mi sono deciso di venire qua, e parlando anche col mister sapevo come giocavano, sapevo che per me sarebbe stato qualcosa di cui avevo bisogno per rimettermi in gioco, per rimettermi in mostra, e qua ho proprio la sensazione che posso mostrare il mio valore. Anche perché si parla sempre, no? Che in Italia, parlo di nazionale, in Italia c'è bisogno di attaccanti, segnano poco. Questa può essere una grande chance per te, visto che ci sono gli europei che ti vuoi rimettere in gioco? Sicuramente l'europeo è un obiettivo mio, però passerà sempre dal campo delle prestazioni che farò con la Fiorentina. Poi penserò sempre giorno per giorno a migliorarmi qua, aiutare la mia squadra. Poi se arriverà la convocazione, per me è sempre un onore e un orgoglio indossare la maglia azzurra. Coverciano è qua vicino, manda un messaggio a Spalletti, invitalo, no? A vederti. Ah, spero che venga a vedere le partite, ma poi anche se non viene direttamente al campo, so che comunque le partite le guarda, è un maestro di calcio e quindi devo solo pensare a far bene in campo. Così Belotti ai microfoni di Sky, c'è ancora Leonardo Petri collegato con noi, ma ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Leonardo, e poi torniamo subito da te. Erano importanti 3 punti, la Fiorentina l'ha ottenuti anche con la voglia, la determinazione, però io siccome sono sempre positivo, ma soprattutto nelle vittorie che vuoi vedere, vuoi spulciare quali possono essere le situazioni negative, gli si è dato 7 palle gol al Frosinone, per dire Martinez quarta, bravo perché ha fatto gol, De Juan Mediano, no difensore centrale, ciao Stefano. Quarta non può giocare in una Fiorentina che pensi all'Europa importante. Biraghi è modesto e Mandragora pure. Ciao da Marco. Ragazzi, siamo sinceri che questa era una partita molto difficile e l'era molto una gabella molto molto rischiosa. E si è vinto 5-1, si è vinto bene con tutti i nostri pregi e i nostri difetti. Però c'era solo da rimetterci, Enrico Pontaino. Alcuni dei messaggi che stanno arrivando in casella, Lady Radio dopo gara di Fiorentina 5 Frosinone 1 con Federico Sartoni che vi sta parlando e Leonardo Petri che è collegato con noi. Leonardo, sia su Belotti che su questi messaggi che hai sentito, no, così puoi Belotti, rispondere, vai. Su Belotti io rilevo ancora una volta la pochezza dell'informazione d'Italia,
perché le domande fatte a Belotti sono imbarazzanti. Vabbè, le risposte, le risposte? Le risposte sono quelle che potevano essere, ma come si fa a chiedere a Belotti perché, che cosa che, c'era di strano? Che è rientrato oggi dopo della nazionale, cioè quando chiedi a Belotti della nazionale svilisci tutto, non ha più senso niente. Che risponde Belotti a una domanda del genere? Cioè, voglio dire, e noi che possiamo commentare di fronte al niente cosmico di questa domanda? Vabbè, invece sul, ci poteva sul, stare, fatto, no, dai, no. Sul fatto di Belotti alla Fiorentina, ripeto, è sicuramente un po' meglio di Solà. Quanto meglio lo vedremo con impegni più difficili nel corso del campionato, perché Belotti, se la Fiorentina può stare a galla, di cosa deve fare tanti, basta e il Frosinone. No, non ho capito perché è rimasto particolarmente colpito da questa domanda sulla convocazione, sulla nazionale, l'europeo, no, obiettivo. Allora, Belotti non gioca da 2 anni e mezzo a titolare. Fa un gol in una partita vinta 5-1 vabbè, però con Frosinone, vabbè, glielo e la puoi chiedere, glielo puoi chiedere. Della nazionale. No, glielo puoi chiedere, glielo puoi chiedere. C'è... Glielo puoi chiedere? Sì, sì, ci può fare tutto, certo, nel resto del mondo. No, come ci, sono tanti ascoltatori che prima scrivevano, insomma, se la Fiorentina, Leonardo, a tuo avviso può rientrare in corsa per il quarto posto, c'è Fish che dice chiedete scusa ai Conè. Ora so, si può rispondere, Leonardo, a Fish che una rondine non fa primavera, cioè, insomma, mi sembra che Conè debba, come dire, dimostrare ancora poi, tanto, no, per essere No, ma io mi rifiuto di mettermi a questo livello, francamente. Vabbè, sono d'accordo con l'amico di prima che ha detto che comunque la partita non era scontata, la Fiorentina doveva vincerla, ha concesso troppe occasioni, ha palesato i soliti limiti, però alla fine l'ha portata a casa e questo era l'importante. Quindi archiviamo la partita. Se ne sta già parlando troppo, ora c'è già da pensare al Bologna, questa non è una partita da perderci troppo tempo. C'è il Bologna alle porte, quella sì, sarà un momento importante, la Fiorentina ha vinto l'andata, lo ha eliminato la Coppa Italia, l'ambiente sarà quindi particolarmente caldo. Il Bologna sa di poterla battere la Fiorentina, perché credo che la Fiorentina sia un termine di paragone per il Bologna, e quindi quella sarà una partita, non ti dico che inizierà il campionato viola, ma insomma ci darà grandi segnali la partita di mercoledì a Bologna. Poi c'è un Bologna che in questa giornata affronta il Lecce, Leonardo ha l'opportunità di superare ancora una volta la Fiorentina e di trovarsi a questo scontro di mercoledì, e quindi insomma sarà una partita in chiave europea importante per entrambe le squadre. C'è chi scrive, Leonardo, via messaggio: avessimo avuto Belotti da agosto 6-7 punti in più, dice questo ascoltatore. Poi ma guarda, ma questi io non sono, tu sbagli anche a leggere questa roba, perché sono gli stessi che quando Zola fece il rigore che Mattafuoco sbaglia in Turchia dissero ora si è sbloccato Solà. Era una speranza, una speranza. È l'ora di finirla. Peggiorare nella Fiorentina bisogna fare 2 anni, almeno un anno, ma sono i 2 ad alto livello, non una partita, capito? Belotti, quando mi avrà fatto 10 gol di qui a giugno diremo Luca, se lanciamo insieme italiano, altrimenti non capiamo che cosa sta succedendo, non lo facciamo capire ai nostri ascoltatori. Leonardo, c'è italiano a Sky Sport, andiamo ad ascoltare. Tra Alessandro Ferrari, ufficio stampa, Vincenzo Italiano, per cercare di capire, vabbè, poi ce lo dici dopo, va bene, o lo sa il numero delle panchine. Questo è il quarto anno di A, mi ricordo solamente quello. Vabbè, già, va bene. Vai Vanessa, anche perché ci sono state delle belle immagini. La voglia di vincere, sì. Vai. Sì, sì, poi le facciamo vedere assolutamente, però credo che oggi la voglia di vincere, lei l'aveva detto già nel prepartita, forse è quello che doveva fare la differenza e l'ha fatta oggi. Al di là no, poi degli schemi, dei giocatori, però credo che quello si sia visto in campo. Sì, sì, infatti si può parlare di tattica, di schemi, di moduli, di sistemi di gioco, ma rimane sempre l'atteggiamento e la voglia, la fame che hai per raggiungere i risultati. Per me l'avevamo abbandonata nei 4 minuti finali di Lecce e non abbiamo 3 punti in più in classifica per questo motivo, invece oggi siamo entrati subito affamati, approcciando bene, riuscendo ad essere concreti quando bisogna essere concreti, perché la concretezza ti indirizza le partite, ti apre anche le maglie avversarie, ti permette di lavorare in modo diverso, e oggi è andata così. Abbiamo fatto gol con tutti, abbiamo fatto gol con il col Gallo che, per come è arrivato, per l'entusiasmo che ha, per
la grande voglia merita questo gol, che davvero mi ha stupito per la grande disponibilità, per la grande fame che ha mostrato in questi giorni. Quindi sono contento per lui, ma contento perché finalmente nel 2024 siamo riusciti a vincere una partita. A proposito di Belotti, della fame che ha Belotti, perché ne ha parlato anche Nico Gonzalez, ha detto è un piacere giocare con lui, con questa voglia. È stato anche il gol, la fame, la cattiveria che ha messo Belotti a trascinare anche un po'? Perché poi veramente anche gli altri, Nico ne ha giocato la migliore partita, Nico si è ritrovato, Beltrán ha fatto una grande partita. Belotti è il terminale che vi serviva? Ma Belotti secondo me deve essere quello lo spirito di ogni attaccante, soprattutto una squadra che organizza pressioni, organizza il recupero della palla, e se vanno forte lì davanti trascinano tutti, dal primo all'ultimo. È normale che con questo spirito tutti gli altri poi godono della voglia che hanno lì davanti di determinare e vinci le partite. Spesso quest'anno non siamo riusciti a farlo, invece oggi si è visto tutto in una gara. Chiaro che adesso bisogna continuare, bisogna avere questo spirito, questo entusiasmo, la fiducia che non abbiamo mai perso e oggi l'abbiamo dimostrato, perché quella non deve mai mancare e non deve mai abbandonare una squadra di calcio. Fiducia e entusiasmo devono essere le basi per cercare di vincere come abbiamo fatto oggi. Allora, Giorgia faceva riferimento a delle immagini. Non è stato un periodo facile, non è stata una settimana facile, sono arrivate le parole del presidente che hanno portato bene, quindi magari no, ma anche di sostegno a lei, alla squadra. Ma io con Giorgia le volevamo far sentire anche un momento. Qui l'avrà sentiti, ma tu ce l'hai fatto notare da bordo campo, quindi minuto 12 sullo 0-0, questi sono i cori. In un momento così serviva anche questo. Quanto le fa piacere un coro e poi tutto l'applauso dello stadio? No, ieri, caso, sì. Ieri abbiamo avuto un confronto con i ragazzi della Fiesole. Tutte le volte sono confronti onesti, schietti, sinceri. E ci diciamo tutto quello che abbiamo da dire e tutte le volte ne usciamo carichi, ne usciamo davvero con qualcosa di positivo. Mi fa piacere se oggi hanno fatto questo. Penso che per chi fa calcio sentire la gente che urla il tuo nome, che ti acclama, sia una delle vittorie più belle e più grandi. Quindi li ringrazio davvero. Da quando sono qua hanno sempre dimostrato grande attaccamento, sono dei trascinatori ed è una curva davvero che determina. Li ringrazio ancora davvero con il cuore in mano. Giorgia. Anche perché questo era il minuto 12, poi dopo pochi minuti è arrivato il primo gol, quello di Belotti. Beh, ma è giusto che succeda, perché cioè, a Firenze si divertono spesso, ecco, poi lo sottolineiamo perché non erano arrivati i risultati, ma insomma mi sembra che negli ultimi anni abbiano di che divertirsi a Firenze. Allora, hai detto che è successo tutto in questa partita, vero, anche che gli altri hanno avuto 4-5 clamorose occasioni, ma mi interessa più un'altra cosa. I lanci di Martinez Quarta, non solo perché oggi mi sembrava Kroll più che Martinez Quarta, ma perché delle volte la tua squadra palleggia un po' meno e va direttamente sugli attaccanti. Quando vai direttamente sugli attaccanti sembra che funzioni meglio il gioco d'attacco. Sì, quando c'è da giocare più verticali e cercare questa palla dietro le spalle degli avversari, nel momento in cui te la concedono i difensori hanno la libertà di provarci, sia sulla palla in diagonale sugli esterni, sia sulla palla dritta in verticale sulle punte. Lui ha il piede per farlo, ha le capacità per farlo e quando, ripeto, ne hanno la necessità, o quando c'è la necessità e ne hanno le opportunità, devono essere loro i primi a distribuire il gioco. Quindi lui lo fa bene, riesce a capire spazi e tempi per mandare in porta i compagni e spesso non è solamente palleggio e riuscire a inanellare tocchi e passaggi. Se si può arrivare diretti in porta, noi abbiamo l'input di farlo. Marco Buciantini e poi lo salutiamo. Vabbè, complimenti, anche quest'anno vai per le 60 partite, se ne fai 60 all'anno a 50 anni hai già 300 panchinei.
in carriera. Vabbè, ma bisogna essere bravi per giocarle tutte ogni anno, no? Il minuto 12 è stato un minuto importante. Penso che tu sei investito di un ruolo politico, tu e la squadra. Cioè, la città vi ha scelto, aiutateci a cambiare discorso. È stato un mese deludente non solo nei risultati, troppe vicende intorno alla Fiorentina, troppe difficoltà a comunicarle, a comunicare in questo mese. E, oggi avevate bisogno di un giorno nuovo e secondo me anche nelle scelte in campo può essere un giorno nuovo. Ma credo che questo incontro che dicevo prima conferma quello che hai detto. La gente crede in noi, la gente vuole uno spirito battagliero, uno spirito diverso visto in questo mese, e ci ha esortato a fare questo la curva, ma penso che questo sia un pensiero di tutto lo stadio, di tutto il popolo viola. Quindi oggi eravamo costretti, obbligati a mostrare questo nostro volto e ci siamo riusciti. Poi per le scelte ci sono momenti in cui la condizione è al top, momenti in cui ti riesce tutto, momenti dove ogni palla che tocchi fai gol, momenti dove invece bisogna capire che qualche compagno va più forte, qualche compagno è più in condizione, ma siccome ormai mi conoscono, queste sono scelte e rotazioni che fanno solo bene al gruppo. Mercoledì abbiamo un'altra partita, in allenamento bisogna andare forte, bisogna guadagnarsi i minuti, bisogna guadagnarsi la maglia, lo sanno i ragazzi ed è questo lo spirito che ci ha portato ad ottenere questi risultati in questi 2 anni e mezzo, quindi sarà così ancora da qui alla fine e di scelte definitive qui non ce ne stanno, anzi bisogna spingere e andare sempre forte per avere la conferma. Sono convinto che sarà ancora così già da domani, perché mercoledì abbiamo una partita importantissima, difficilissima, contro un Bologna che quest'anno sta facendo davvero grandissime cose, quindi da domani si riparte e pensare positivamente a un impegno che sarà tosto sicuramente. E allora buon lavoro Italiano, grazie e a presto. E queste erano le parole di Vincenzo Italiano che abbiamo sentito da Sky. Leonardo Petri, che è sempre con noi e che dobbiamo tra l'altro salutare. Leonardo, ti lascio la chiosa su questo intervento allora, molto velocemente. Mi ha fatto piacere che il pubblico viola si sia espresso a favore di Italiano, mm-hmm. perché credo che sia l'unica risorsa tecnica vera che abbiamo, e credo che anche stavolta, per quanto possibile, porterà la Fiorentina fuori da questo disastro che è stato fatto a gennaio e cercherà di superare il sabotaggio. Quindi mi fa piacere che oggi mi sia stata questa vicinanza nei confronti di Italiano, e poi naturalmente oggi c'era il Frosinone, già mercoledì sarà un'altra storia, ma Italiano lo sa benissimo e ce l'ha appena detto. Grazie Leonardo, ci ritroviamo domani con te. A domani, saremo ciao, insieme, ciao. Mi raccomando Leonardo, e quindi appuntamento con il Radio Viola alle 12.30. Dobbiamo però correre, quindi ci fermiamo per la pubblicità intanto e poi voltiamo pagina anche con Roberto Pruzzo che sarà con noi, e i messaggi dei nostri ascoltatori. Tra poco di nuovo insieme sulle di radio. Dopo averlo sentito a Sky Sport, sentiamo Italiano ai microfoni di DAZN.
E questo era Italiano a DAZN, Roberto Pruzzo che è in collegamento con noi, lo salutiamo, ciao Roberto. Ciao, ciao. Hai sentito anche l'ultima risposta sulla Fiorentina, se è tornata è un nì, anche perché, e qui siamo d'accordo, d'accordo tutti, mi pare un po' poco, no? La gara di oggi per poter dire che le difficoltà sono superate, è così? Sì, sì, hai ragione, da tanto a poco, poi dopo io le ascolto perché le devo ascoltare il pre e dopo partita, tutto in relazione a quello che è successo in campo. Oggi devo dire che la squadra si è espressa bene nel contesto di una partita semplificata, diciamo così, dal Frosinone di Francesco deve per forza rivedere qualcosa, vicino ai 50 gol subiti e mancano ancora una marea di partite, quindi sotto questo aspetto l'avversario si è proprio prestato a valorizzare, diciamo così, le qualità dei giocatori della Fiorentina, e adesso credo anche che si dovrà pensare in questo senso, perché se quando la squadra vince è merito dell'allenatore, quando la squadra perde ed è merito dei calciatori, in questo caso credo che sia molto merito dei calciatori. Hai sentito Italiano a DAZN, poi prima il suo intervento a Sky, insomma, in cui è rimasto stupito, non ho sentito, sinceramente, è rimasto stupito in positivo da Belotti, trascinatore, poi insomma il tema del confronto con i ragazzi della Fiesole di ieri, il fatto che li ha ringraziati per il coro oggi in partita, il fatto, ha detto Roberto, che insomma si può arrivare diretti in porta, possiamo farlo, a proposito insomma di quanto poi il centrocampo può dar mano oppure no in fase di costruzione. E ancora pensare, il tutti Roberto devono guadagnarsi la maglia, e del fatto che scelte definitive non ci sono, ecco, e quindi questo mi sembra un punto di forza dell'italiano pensiero, guardando alla sua esperienza. Mi viene da pensare perché non l'hanno fatto prima, perché hanno aspettato tutto questo tempo. Credo di sì, che i tifosi siano fondamentali e che la critica, basta che sia nel limite dell'educazione, ci stia, in certi momenti faccia anche bene per tenere alta anche l'attenzione dei calciatori. Per quanto riguarda la squadra, oggi non ci sono appunti da fare, assolutamente. Io poi dopo, quando un giocatore come Bellotti, che è stato a Roma due anni e ha fatto quasi niente, va a Firenze e dice che finalmente ha trovato il posto giusto, e ci doveva pensare prima anche lui. Quindi oggi è andata molto bene, assolutamente, credo anche che non ci siano stati intoppi a livello fisico, questo è importante per il proseguo. Mercoledì c'è una partita che sarà molto più complicata, però ripeto, la squadra mi sembra pronta ad affrontare questo tour de force. Esatto, perché so, c'è il Bologna mercoledì, e poi le parole di Nico Gonzalez, qua Roberto aveva risposto, Nico, al fatto della posizione sinistra o destra, ha detto che quando era arrivato disse che per lui era ok e preferiva giocare a sinistra, ma insomma, ha ribadito che lavora per dare una mano alla squadra. Ecco, tu che cosa hai colto anche dalla partita di oggi riguardo insomma a questo aspetto, Roberto? No, ma lui è positivo comunque nel suo modo di interpretare le partite. Ha sbagliato un gol fatto col Mancino e ha fatto un gran gol di destra, quindi è la dimensione, no, di questo calciatore, che ha subito molto l'infortunio, che l'ha tenuto lontano dal campo, dagli allenamenti per un sacco di tempo, quindi ritrovato lui è già una marcia in più. E ti ripeto, Iconè visto oggi senza quasi marcatura è un altro tipo di calciatore, quindi io l'ho detto anche prima del mercato, prima di azzerare tutto quello che hai a disposizione, cercando disperatamente un esterno che sembrava, te l'ho detto prima, che senza quello non si potesse giocare a calcio, oggi abbiamo avuto l'esatta conferma dell'incontrario. Chi ci scrive: bene, anzi benissimo i tre punti, ma mercoledì a Bologna sarà un esame importante per capire se siamo usciti dalla crisi, ci scrive Marco nel messaggio. Poi ancora Roberto, ci scrivono: partita importante per non finire nell'anonimato, niente di più, dice questo ascoltatore. Chi scrive: Simone, con Bonaventura al posto di Beltran a Bologna vinciamo. Ecco, ci dai un giudizio del Beltran visto in quella posizione? È da rivedere lì
la collocazione più utile a tuo avviso a supporto della punta di riferimento? No, no, ma è un ragazzo intelligente che può fare la prima punta, anche la seconda, dipenderà dall'intenzione dell'allenatore, dalla valutazione partita per partita. È entrato molto bene Bonaventura in campo, motivato, giusto, e credo che ci sia, che anche lì ci siano delle alternative, che non sei troppo legato, no, a quei 3 o 4 giocatori. Quindi anche a centrocampo mi sembra, oggi è una partita a sé probabilmente. Però quando sento dire che la Fiorentina è una squadra che non ha alternative, che vive su 3 o 4 giocatori, che dietro o davanti ha dei problemi, oggi mi sembra che abbia dimostrato esattamente l'incontrario. Roberto, ancora riguardo ai messaggi dei nostri ascoltatori, non so se intanto sono pronti anche alcuni vocali con il nostro Luca Paradisi. C'è chi ti chiede anche della prova di Duncan, che cosa ne pensi, e poi se prima ne discutevamo con Leonardo, insomma, può essere giudicato assist effettivo quello per il gol di Nico Gonzalez all'inizio del secondo tempo. No, no, io penso che tutti hanno offerto una buona prestazione. Duncan deve avere una condizione fisica buona per esprimere, no, tutta la sua forza, è l'unico calciatore della Fiorentina, ecco, sotto questo aspetto forse il centrocampo è quello che più di tutti è capace di interdire, di fare muro, di recuperare pallone, quindi diventa fondamentale che lui stia bene di condizione. Intanto Roberto, sottolineano anche in quello che veniva raccontato da bordo campo negli istanti antecedenti l'ingresso in campo di Nzola, insomma anche di una discussione con Italiano, perché insomma sembrava avvicinarsi al cambio, diciamo, con un ritmo abbastanza lento, e quindi lo ha spronato Italiano da questo punto di vista, aspettandosi capito, che anche in campo potesse, come dire, accelerare un po' l'impegno, altrimenti la minaccia di essere sostituito. Ecco, come esce Nzola da questa gara in cui non è arrivato il gol? L'abbiamo visto anche irritato Roberto, perché è arrivato invece Barak alla rete all'85esimo, se l'è presa con il palo e sicuramente insomma ambiva a far bene. Cosa vuoi aspettarti da un calciatore che è stato preso dall'allenatore che ha avuto 3 anni? Non lo so, non vorrei sbagliare, che conosce benissimo e che praticamente è stato tagliato, perché se no sul mercato non andare a cercare un altro centravanti. Quindi è un atteggiamento che ci può stare, anche se il professionista deve essere lì disposto a tutto e accettare tutto, però delle volte va anche capito. Intanto segnaliamo, Roberto, il gol del Bologna poco fa al quinto contro il Lecce, quindi un Bologna che sta conducendo per 1-0, prossimo avversario della Fiorentina mercoledì. Insomma, sarà un match, Roberto, con ambizioni europee ed una sfida in qualche modo decisiva per la Fiorentina, dove insomma il bottino minimo dovrà essere il punto, immagino. No, ma decisiva non credo, perché te l'ho detto lì, tra la quarta e l'ottava c'è veramente termine di punti limitatissimo. Certo, Bologna ha dimostrato in questo campionato di essere una realtà, ha passato un momento di difficoltà, poi dopo io non so come finirà la partita di oggi, nell'ultimo periodo è andato piuttosto male, però è una squadra che gioca una partita a settimana, che può esprimersi bene, che ha dei giocatori importanti, e quindi sarà sicuramente un altro tipo di partita. Su un altro passaggio, Roberto, dell'intervista a Nico Gonzalez, e poi ci fermiamo anche per la pubblicità, ha risposto allo studio di Sky Nico Gonzalez a proposito del tema del calcio di rigore. Gli è stato chiesto come lo batterà il prossimo calcio di rigore. Lui ha detto, Roberto, che non cambierà, lo batterà come lo batte sempre. Posso sbagliare, non sono un robot, tutti i portieri studiano noi rigoristi e mi devo preparare, devo essere preparato, potrei anche calciarlo con il destro dopo il gol di oggi, ha sorriso rispondendo così. Che secondo te, ecco, che cosa
frulla nella testa realmente, insomma, di Gonzalez, un attaccante poi deve studiare un modo alternativo realmente, no, dopo un errore, no. Un errore non fa scuola, insomma. Ma assolutamente no, ci mancherebbe pure che ogni volta che sbaglia un rigore cambia la tua metodologia. Lui ha questa caratteristica di freddezza, di guardare il portiere, di aspettare la mossa dell'avversario, e su questo deve basare anche il futuro. Ci può stare, non è che sia infallibile, nessuno è infallibile. Ci scrive un ascoltatore, Roberto, una bella boccata d'ossigeno e qualche conferma in più, soprattutto in attacco. Quarta difendesse come lancia e segna, sarebbe il nuovo Passarella, scrive Luca da Cuneo. Insomma, perché non sono mancati messaggi anche quest'oggi, Roberto, su un quarta, diciamo, più in versione centrocampista o uomo da spunti offensivi, che insomma, vero difensore che continua forse ad avere qualche amnesia. Cioè è una prestazione anche la sua in controluce, perché insomma c'è il gol, però ci sono anche le amnesie difensive. Ah, ma questo non è una novità, io lo confermo ogni qualvolta mi viene chiesto. Quarto è veramente un buonissimo giocatore, purtroppo da difensore gli manca proprio la caratteristica di concentrazione, di attenzione, lui spesso o a volte si distrae, come combina dei disastri, anche se oggi è andata bene, perché il Frosinone nel suo modo di giocare ha avuto delle buone opportunità che non ha saputo sfruttare, ma ha evidenziato anche le difficoltà a volte che ha la squadra nel difendere di blocco, nel difendere di reparto. Qualche lacuna c'è stata anche oggi. Roberto, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, resta con noi perché tra qualche istante poi ti liberiamo e ti salutiamo. Ci fermiamo per la pubblicità e tra poco ancora spazio anche per gli ultimi messaggi dei nostri ascoltatori al 3925727775. Lady Radio con Radio Viola, la partita post gara di Fiorentina 5 Frosinone 1. C'è Roberto Pruzzo che è collegato con noi, Federico Sartoni che vi sta parlando, Italiano che sta parlando in conferenza stampa, e vediamo se con la nostra regia riusciamo ad ascoltare proprio un ultimo frammento. Mi dicono che è quasi in conclusione l'intervento del tecnico Viola, che ha parlato a Sky Sport, ha parlato a DAZN, ve l'abbiamo proposto in diretta anche con tanti spunti, ha risposto a tante domande il tecnico della Fiorentina, mentre ha già parlato anche in sala stampa Eusebio Di Francesco al termine di questo pesante 5-1 che ha rimediato la squadra ciociara. Vediamo se riusciamo proprio a farvi sentire anche un'ultimissima risposta per quanto riguarda le parole del tecnico Viola in conferenza stampa. Lo sentiamo e poi torniamo anche da Roberto per i saluti finali. Abbiamo dell'importanza, quindi da domani testa al Bologna. Sì. Salve, le volevo chiedere se con l'arrivo di Belotti a questo punto dobbiamo aspettarci sempre più spesso Beltran sulla tre quarti, quindi se a questo punto va a giocarsi insomma per quel ruolo con Bonaventura il posto, e poi visto la distanza ravvicinata con Bologna se pensa a più conferme o più rivoluzione. Grazie. Ma già in precedenza avevamo provato questa soluzione con Beltran, credo che le prime uscite non siano state ottime, però abbiamo continuato a lavorarci, perché può essere una soluzione diversa,
tirar fuori Lucas dalle maglie dei difensori, spesso strutturati in maniera diversa da quello che può essere lui, lo può aiutare a giocare più libero e ad avere più libertà. È una soluzione, è un qualcosa che quando inizieranno le partite ravvicinate, impegni su impegni, possiamo utilizzare. Da domani si riparte preparando l'avversario in base alle caratteristiche, in base allo stato di forma mentale, fisico dei ragazzi che abbiamo a disposizione. E nulla è precluso per nessuno, bisogna andare forte in allenamento, bisogna guadagnarsi i minuti. Penso che ormai questo sia il principio che regna nella Fiorentina, quindi da domani si pensa al Bologna e preparare bene questa gara. Vediamo come staremo, qualcuno ha fatto fatica, i cambi di Belotti, i cambi di Gonzales, volevamo farlo anche con Iconè, ma non ci siamo riusciti, sono tutti cambi per cercare di salvaguardare e proteggere i ragazzi. Belotti non poteva fare più di quel minutaggio, Nico neanche, vediamo come staranno domani, come si sveglieranno, come a livello di fatica come saranno, e vediamo mercoledì le scelte da fare. Così Italiano dalla sala stampa. Roberto, l'ultima domanda per te, hai sentito insomma quella di Beltran Belotti, se può essere appunto un'opzione, può essere una soluzione diversa, spiegato anche perché, insomma, per togliere Beltran dal confronto fisico in area, non ci sono gerarchie, insomma, che hai capito da questa risposta del mister? Ah no, ho capito che ci sono delle alternative, perché c'è Baracca, c'è Bonaventura, c'è anche Beltran che può ricoprire un paio di ruoli. Hai Conè, hai Sottil, hai Kwame, hai Nzola, vuoi che vada avanti, perché i giocatori della Fiorentina ne ha quanti ne vuoi, certamente poi dopo le valutazioni le fa l'allenatore, ma quando parlo di una rosa importante credo che questi nomi che ho fatto siano evidenti, no? Poi dopo magari c'è qualche ruolo un po' meno coperto, ma la squadra è una buona squadra. Roberto, grazie, ci ritroviamo con te martedì in settimana nel Radio Viola. Grazie a Roberto Pruzzo. Intanto 2-0 del Bologna nel match contro il Lecce, gol di Orsolini. Noi siamo pronti per salutarci, quindi grazie a Luca Paradisi al coordinamento tecnico, a Mario Tenerani, Duccio Mazzoni dal Franchi, a Roberto Pruzzo, Leonardo Petri, i nostri opinionisti quest'oggi, a tutti voi che ci avete scritto e avete interagito con le di radio. Appuntamento a domattina per quanto riguarda lo sport. Il Caffè Viola è il primo appuntamento della giornata, seguiranno tutti gli altri, dal Radio Viola a Palla al Centro con gli amici di Radio Firenze Viola, a ovviamente le bombe delle 6 con Leonardo Petri e Andrea Vignolini. Grazie per essere stati con noi, una buona domenica a tutti, e da Federico Sartoni un buon proseguimento di serata.